Buonasera, benvenuti, buon lunedì, buon tutti in campo e questa sera siamo in bella compagnia anche perché dobbiamo fare un po' i conti, sono tutti ragionieri o quasi, perché bisogna dare dei numeri questa sera soprattutto per capire un po' come si sono evoluti i vari campionati di cui ci occupiamo solitamente, anche se qualcuno è ancora in corso, tipo la Serie D, ancora manca la giornata, girone E, poi l'eccellenza, la promozione girone B principalmente, prima categoria il girone D in maniera particolare e poi come facciamo solitamente apriamo delle finestre anche sui campionati minori ma anche sui professionisti. Allora subito, perché stasera veramente tanta carne a fuoco anche come servizi, vi presento chi scende in campo con me, Nelio Napoli, nostro opinionista storico, poi abbiamo un volto nuovo per quanto riguarda, eccolo lì al centro dei due, dunque Giuseppe Correale che è allenatore della Union Siderno e quindi avremo modo di parlare anche di giovani, anche perché e questo è anche il periodo in cui si prospettano un po' di belle presenze giovanili nei prossimi campionati, già si fanno nomi e attenzioni da una parte e dall'altra. Beh, Gesualdo Albanese era quello, insomma, al lato di Giuseppe, che dicevo, poi Stefano Muscatello, Telemia, ma è tanta altra roba, poi abbiamo Mimmo Bagalà, responsabile giovanile, e Antonio Romano, responsabile della comunicazione della Gioiese. Oh, buonasera. Finalmente in studio, perché quante ne abbiamo dette, senza malvolenze o cose, da parte mia, almeno poi gli opinionisti, poi stasera avranno modo di confrontarvi con voi, sulla Gioiese quest'anno, siete qui per rispondere adesso in prima persona. Sarò Belè, sarà collegato, mi dicono che stanno approntando il collegamento, probabilmente avremo un altro anche con Cosenza perché vogliamo occuparci di questa fase finale anche dei campionati dei professionisti, la Serie B in maniera particolare. Allora cominciamo subito con la Serie D, con questo penultimo turno, con la grafica, ecco, grazie regia, San Luca Agragas, questo di quando è questo? Dello scorso anno, non è questo? Vabbè, allora lo commentiamo subito a memoria. Stefano, comincia tu, dai, che hai la migliore memoria fra tutti quanti. Che turno è stato questo? Oh, è stato un turno... Cosa ti ha sorpreso in maniera particolare? Mi ha sorpreso la sconfitta del San Luca, che è decisiva in me ai fini del play-out. Per il resto tante partite erano già con degli esiti abbastanza scontati perché non c'era tantissimo agonismo, ma questa sconfitta del San Luca in casa, tra l'altro contro il Real Casalnuovo, condanna la squadra sanluchese a giocare il play-out contro il Locri, quindi si scontreranno due Locridei in quello che sarà proprio uno scontro per la vita ormai, o per parecchio tempo. La morte. Sì, l'avevamo preventivato, volevamo evitarlo in tutti i modi, perché siamo chiamati al fatto che scenderanno solo i calabresi a questo punto, dopo il ritiro della Mezia, la Gioiese, il Castrovillari e quindi una tra San Luca e Locri. Un anno nefasto nel girone I di Serie D, come pochi altri ci sono stati nel corso della storia del girone, non era quasi mai capitato, si è ripetuto altre pochissime volte nella storia del girone I di Serie D nel girone territoriale. E un anno nefasto anche perché era partito come sempre con belle speranze da parte di tante società e invece la realtà dei fatti dice che anche dal play-out scenderà una delle due Locridee oltre a quelle già retrocesse, quindi un anno terribile. Fortunatamente abbiamo anche degli interpreti qui a cui potremo chiedere delle delucidazioni. Per il resto, vittoria della regina in casa con la San Cataldese, che è arrivata con sette cuscini, sì, a giocare al Granillo, perché ormai tranquilla e sicura, come anche il Portici dopo i risultati di ieri. Quindi una regina bella fresca, vero? No, una regina la felice, diciamo, meglio, che arriva in questo tratto finale. È sempre la regina baldanzosa, è sempre la regina. Io sono ottimista, la regina giocherà i play-off e avrà la possibilità di far valere la forza che negli ultimi tempi sta dimostrando. Sicuramente ha recuperato negli ultimi tempi la forma e il sistema di gioco dopo le difficoltà iniziali, sappiamo tutti quello che è successo, anche se il cammino per il salto di categoria per chi non vince direttamente il campionato è abbastanza
abbastanza lungo e contorto con il meccanismo che c'è, però la regina è una blasonata, io mi piace sempre chiamarla regina. Poi c'è questo Barilla che tra l'altro è anche amico mio, ma è un giocatore che ha tutta l'esperienza per poter guidare verso anche, si spera, il successo e superare i playoff e quindi vedere la regina. Ma anche qui sono cose certe, no? Ci sarà Bibonese regina, no? Vero Stefano? Sì. Primo turno, sì. Io sono più ottimista, la regina potrà, secondo me, visto il gioco che sta esprimendo negli ultimi, nelle ultime giornate, potrà proseguire il cammino per sperare di giocare il prossimo anno. Allora, io non volevo fare questo discorso stasera perché poi tra l'altro è anche abbastanza offuscato, nel senso non si hanno le idee abbastanza chiare, perché poi a proposito di ripescaggi c'è questo discorso, Gesualdo, tu che insomma sei molto sul nazionale, di squadre, seconde squadre di società di Serie A che vorranno militare in Serie C, che precluderanno, addirittura si parla di squadre del settentrione che vogliono scendere in meridione, cioè girone C. La questo Juve preclude tutto quanto, hai sentore di sta cosa che pare abbia fatto richiesta di giocare nel girone meridionale, sì, e questo insomma complicherà, adesso non so farmi bene i conti o il quadro della situazione. Ha ragione. Ma tu cosa pensi di questo aspetto? Insomma, possono fare una cosa per controllo? Adesso non so, adesso mi invento un po' di cosa. Cosa pensi tu? Penso io non serve a niente, perché ormai il calcio è diventato quello che è diventato. Quindi, se loro penseranno di fare una cosa del genere, non fanno altro che evitare a tante società di poter fare un qualcosa che giustamente avrebbero dovuto fare. Lo fanno con sacrifici, perché le società di Serie A sono. Certo, e quindi ecco il motivo per il quale ha perfettamente ragione. Allora, Saro non c'è ancora, allora cominci tu Stefano, ne approfittiamo subito, no? Per parlare con i nostri amici ospiti che arrivano da Gioia Tauro, tutto quello che ancora hai come dubbi sulla... Saro, buonasera, intanto vi salutiamo, questa sera non si può parlare di Gioiese. Sono qui. Parlato sempre di Gioiese più che mai questa sera. Allora intanto... Che dobbiamo dire, il destino era segnato già a dicembre, sì. Qualcuno si era illuso che potesse vincere tutte le partite con il cambio di rotta, con il cambio dirigenziale, con l'acquisto di altri 20-30 giocatori, non so quanti ne sono passati, purtroppo il risultato è sotto gli occhi di tutti, tutto quello che si sperava non è avvenuto neanche l'aggancio al Castrovillari, quindi a me spiace perché Francesco Cozza è una persona stupenda a cui voglio un mondo di bene e si è imbarcato in un'avventura, diciamo, che è al di sopra, diciamo, delle possibilità più remote, quindi pazienza, io sono della fascia tirrenica, sono di Villa San Giovanni, cioè Tauro Villa San Giovanni è come se fosse casa nostra, quindi sono molto dispiaciuto. Allora Saro, al di là dei piaceri e dispiaceri, Saro aspetta, al di là dei piaceri e dispiaceri andiamo subito al dunque, anche perché stasera, te lo dico da subito, procederemo in maniera molto spedita perché c'è tanta carne al fuoco, tanti ospiti, tanti servizi, eccetera eccetera. Vorrò anche parlare di prima categoria perché abbiamo raggiunto un momento veramente topico, che c'è tanta incertezza per quanto riguarda playoff e playout. Tra l'altro ieri mi pare che solo Villese e Palizzi abbiano perso, no? Anche con risultati anche qui eclatanti, giusto una parentesi. Ma certo, noi abbiamo perso, ci siamo presentati in 11 a Taurianova perché la partita da vincere sarà la prossima, non era quella, anche se fossimo andati nella migliore formazione, avevamo messo in conto che i punti non si fanno, che è difficile poterli fare. E quindi ci siamo riservati tutti i giocatori diffidati, ammoniti, ne avevamo due squalificati, quattro ammalati, quindi alla fine ieri... mio malgrado, perché io tutte le partite me le vado a giocare, le vorrei vincere tutte, però alla fine abbiamo perso perché la squadra è stata improntata su giocatori recuperati all'ultima ora, un organico di 30 persone, e siamo riusciti a mandarne 11 in campo, quindi abbiamo fatto giocare il portiere a centravanti e quindi abbiamo recuperato un ragazzo, noi avevamo 5 fuoricote in campo. Taurianova mi è parso che ne avesse uno nella prima formazione, è una squadra di, chiaramente, di veterani, di gente, credo che sia la squadra più anziana del torneo assieme al Bovalino, per cui voglio dire, ed è un bel finire di campionato, Saro, ci saranno delle sfide importanti, ottimi, che siamo andati lì già convinti di non farci.
Sfida importante, poi per quanto riguarda anche questo comprensorio, particolarmente ghiotte sono queste due sfide, ci sono due derby, adesso c'è che vede coinvolto il Bovalino, no? Che poi chiude anche qui a Siderno, ma ora torneremo alla prima categoria. Intanto Stefano, per i nostri ospiti da Gioia Tauro. Sì, io farò una domanda abbastanza diretta, sono solito farle così le domande. L'anno scorso c'era stata una cavalcata trionfale. Tutto era andato alla grande, risultati, calciatori importanti, un mister a cui avevate dato tanta fiducia e che, visto che abbiamo il responsabile del settore giovanile, che curava soprattutto la parte giovanile del club in maniera molto oculata e intelligente. Io vi chiedo il perché nel giro di 3 mesi si è riusciti incredibilmente, perché ci vuole talento a gettare alle ortiche un lavoro di questo tipo, come avete fatto a rivoluzionare completamente un lavoro meraviglioso che avevate costruito in più anni? Avete sbagliato le scelte o avete sbagliato gli uomini a cui vi siete affidati per questa ripartenza in Serie D? Allora, innanzitutto io non c'ero l'anno scorso, sono stato in promozione quando abbiamo vinto i playoff a Vibo. E le scelte fatte quest'anno non l'ho fatte sicuramente io, sono stato chiamato ad agosto per il settore giovanile. Però ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi bisognerebbe chiedere agli attori principali questa situazione qui. Del settore giovanile, sinceramente, posso parlare di questo, l'anno scorso hanno lavorato bene, quest'anno abbiamo lavorato abbastanza bene, abbiamo vinto anche un campionato, piccolo ma l'abbiamo vinto, abbiamo dei ragazzi importanti che giocano anche sotto età e quindi secondo me sono soddisfatto. O per quanto riguarda la Serie D, tu mi insegni che non è il campionato d'eccellenza. Io penso che la Gioiese l'anno scorso, l'ho detto anche in altre interviste, non doveva vincere il campionato a dicembre. Doveva fare un attimo due conti in tasca e dire: posso vincere il campionato? Che futuro ho il prossimo anno? Ho una struttura per la Serie D? Se qualcuno invece era lì e voleva solo vincere, perché la vittoria è bella, lo sappiamo benissimo, quando si vince uno spera e dice poi arriverà il grande miliardario a spendere, però bisogna fare i conti prima. Io avrei avuto il coraggio di dire: fermiamoci un attimino, vediamo di trovare degli imprenditori che vogliono investire, vediamo un attimino la situazione polivalente, perché tu non puoi fare una Serie D senza campo, non puoi essere un nomade in giro per vedere un attimino. Tu hai dimostrato che Gioia Tauro ha fame di calcio, una squadra con 4 punti, 1000 persone in campo, 1000 spettatori, sì, aspetta, sì. E non si scherza quando si parla di questi numeri, certo. E penso che ci invidiano molte realtà. No, devi farmi parlare un attimino, perché hai detto una cosa importante: nessuno vuole distruggere, ma nella vita si devono fare anche dei passi indietro e ragionare. Vuol dire che tra la società e chi c'era prima non hanno avuto un grande dialogo. È tutto questo il problema, per come la penso. Graziano è un grande amico mio, io ho sempre detto non l'avrei mai tolto e lo ribadisco adesso, ma io lo dico sempre, perché uno che ti vince la promozione eccellenza devi dargli l'opportunità, ok? Però io non posso sapere quello che c'era dietro. Se sapevo, sta tranquillo che io sono un uomo libero e parlavo. E io per questo te lo posso garantire. Però nello stesso tempo ci sono state delle cose che chi è fuori dai giochi, e non Graziano, ha cercato di distruggere quest'anno, con sponsor, con tutti. La lettera dei giocatori, fatta a giugno, dove dice, si sono lamentati dei mancati stipendi. Ma tu mi trovi una squadra, anzi qualcuna c'è, che non ha dei ritardi, ma stiamo scherzando. Forse ma, tutte, Mimmo, forse. Però c'era qualche manovra che dovevo colpire. E no, è importante, sai perché? Perché è facile dire, anche come dice il signor Bellè, caro amico mio, quando ci scontravamo li tiravamo sempre, eh? È troppo grande dire, sì. Però nel massimo rispetto è tutto. La nuova società è arrivata a gennaio, dove il mercato era chiuso, e hanno fatto dei miracoli. Hanno fatto dei miracoli perché ci hanno provato, io li ringrazio. Ok? Hanno fatto dei miracoli perché senza, col mercato chiuso, sono andati a prendere dei giocatori in giro e non è facile. E ti posso anche garantire che a inizio anno, per la brutta pubblicità che è stata fatta con la vecchia società, non veniva nessuno. Alcuni sono anche arrivati e sono andati via.
Ma sono andati via da notte a notte. No, vabbè. Sì, glielo assicuro. Notte a notte, ma dai, non dire cavolo. Dai, non dire sta storia. No, io Pino vorrei. Fai nome e cognome, fai nome e cognome che scappa, ma che andiamo a scappare? Glielo assicuro. E fai nome. Io guarda, a me le chiacchiere, sai come stanno. No, nemmeno a me. Parla, nome, libertà. Glielo sto dicendo. Essere libero, le chiacchiere, tu sei qui, devi dire la verità. Era arrivato, glielo sto dicendo. Era arrivato un calciatore francese. È stato fatto alloggiare in un alloggio della società. Si ma è, per favore, è arrivato un giocatore francese e quando l'abbiamo portato in un hotel vicino allo stadio, lui voleva 5 stelle, voleva la macchina perché era un grande giocatore. Ma chi è la colpa là? Chi l'ha mandato e non gli ha detto la realtà? E la colpa è la nostra? Dovete spiegarlo però, perché se no arrivano notizie, sono notizie che vanno contro di voi. Io vi sto dando contro di meno sicuramente. No, ma io vi sto dando, io vi faccio delle domande per contro di meno sicuramente. Stefano, giusto. Però posso dire un'altra cosa, scusa, fino al 30 novembre trovi una partita dove la Gese è stata succube dell'avversario. Perdevamo 1-0, guardati, 1-0, no, io le guardo, 2-0, 2-1, ok, guardale, lo sai benissimo allora. Sì, certo. Ci mancava sempre, mister, quell'attaccante avanti, quello che metteva dentro. E che era quello che ci mancava e poi anche la sfortuna, perché quando ti capita, vabbè, errore e tutto. Però io penso che abbiamo fatto il massimo, poi okay, io mi sono trovato da solo, insieme a degli amici, io e sinceramente andare a fare a ritirare la squadra, secondo me era una sconfitta per la città e per tutti. La vediamo solamente la grafica, perché non c'è manco tempo per andare lì. Allora, sì, prego Antonio. Sì, no, volevo solo aggiungere qualcosa, certo, a quello che diceva Domenico, giustamente, che poi al di là del giocatore che possa essere venuto e poi è andato via, ma queste cose succedono nelle squadre di calcio, Stefano, non è che è successo solo al giocatore, tanti giocatori magari vanno in una... Ricordiamo quando la Regina prese Jacquet, forse tu sei ragazzo e non te lo ricordi, io sì, prese un attaccante che la notte se ne andò col treno, e stiamo parlando della Regina, non stiamo parlando della Regina in Serie A, quindi queste cose succedono a tutte le latitudini. Ora, il tema principale che dicevate voi prima, come si è fatto a distruggere, come diceva Domenico, bisogna avere le basi per poter fare calcio, ma fare calcio non è solo la programmazione di cui tutti si lavano la bocca, perché oggi tutti dicono la programmazione, sì, la programmazione lo sappiamo, ma la programmazione si fa con i soldi prima, perché se non ci sono i soldi, programmazione non ne puoi fare. Devi avere prima i soldi per fare il calcio e per programmare in modo oculato e in modo corretto. Scusami Pino, e vado a concludere. Perdone, perché poi in qualche trasmissione facciamo terminare anche gli altri. Siccome in qualche trasmissione passata qualcuno è entrato nel merito anche di quanto spende la nuova società, di quanto che i giocatori costano 30.000, costano 40.000. Sì. Io penso che la nuova società che è venuta a tentare di salvare la Gioiese, penso che con i propri soldi possa fare quello che vuole. Se ha speso dei soldi è perché pensava di poterli spendere per poter ottenere un risultato, non è arrivato, il campo ha detto questo, pazienza, però io non vedo per quale motivo la Gioiese doveva continuare, secondo qualcuno, ad andare in giro e a prendere 7-8 gol a partita. Per quale motivo, chiedo scusa, la Gioiese ha 106 anni di storia e noi non consentiamo a nessuno di infangare il nome della Gioiese, perché in Calabria e anche fuori dalla Calabria la Gioiese è un blasone, quest'anno è stato un po' ridotto questo blasone, non fa niente, noi l'anno prossimo ripartiremo, se non ci saranno i presupposti per ripartire dall'eccellenza, ripartiremo anche dalla terza categoria, non ci fa paura la categoria e l'abbiamo dimostrato 8 anni fa, quando purtroppo il signor Rombolà ha dovuto abdicare e noi siamo ripartiti un gruppo di pazzi dalla prima categoria e abbiamo riportato questa squadra dov'è? Quindi non consentiamo a nessuno di infangare il nome della Gioiese, bisogna portare rispetto e soprattutto quando ci sono dirigenti che fanno parte di altre squadre dovrebbero avere un po' più di accortezza prima di entrare nel merito, perché non è una bella cosa entrare nel merito delle altre squadre. Chi ci segue solitamente sa a chi si riferisce. No, perché poi la storia parla chiaro, ognuno c'ha la sua storia. La storia, ognuno personale, ha personale anche. Vabbè, no, adesso entriamo. Tra l'altro poi non c'è manco il contraddittorio, quindi fermiamoci qua che è meglio. Anche l'altra Mimmo, volta no? C'era però. Anche l'altra volta? Non c'era nessuno che poteva rispondere.
Mi fai dire che c'era il contraddittorio, adesso no, c'era il contraddittorio, vabbè. Vabbè. No, non c'era, però c'era una persona molto educata che ha preferito non entrare in polemica ed è stato giusto così. Assolutamente, Gesualdo, tocca a te. Io devo dire sempre le stesse cose. Se ti ricordi, ho criticato la Gioiese prima che iniziasse il campionato. Cosa ho detto? Una squadra che vince un campionato di promozione, di eccellenza, non deve cambiare nessuno, né allenatore né calciatori. Quindi non capisco come mai, naturalmente, iniziate il campionato con allenatore nuovi e tutti giocatori nuovi, quando invece abbiamo vinto, ha vinto un campionato. Già a gennaio aveva vinto il campionato con un vantaggio enorme sulla seconda, e quindi evidentemente erano, dicevano sempre, ragazzi del posto, giocatore del posto, allenatore del posto, e tutto ti faceva pensare che era l'unico modo, che io dico sempre, per fare una squadra. Quando vinci un campionato non deve cambiare nessuno. Anche la Coppa di Lega. Bravo. E quindi ecco il motivo per il quale ho criticato la Gioiese prima che iniziasse il campionato. Ora continuo sempre a dire, è vero, è arrivata la società nuova, ha preso giocatori, ma chi li prende questi giocatori? L'allenatore o li prendono i dirigenti, perché si fanno condizionare dai procuratori? I giocatori che arrivano in una società devono essere scelti dall'allenatore. Antonio, Mimmo, mettete in frigo. Quindi, queste ecco cose, il motivo. Perché Una risposta al mister la posso dare con grande. Io mi trovo quasi sempre d'accordo con quello che dice il mister, perché sposo pure la sua causa sui giovani. Però dobbiamo anche la Gioiese ha un po' incarnato quello che è il suo credo. Lei la critica, però ha incarnato il suo credo, perché la Gioiese quest'anno ha giocato con i giovani. Quest'anno la Gioiese va a vincere il premio, diciamo, quello che sarebbe riservato ai giovani della categoria, che purtroppo non riceverà perché retrocede, e questa è una regola assolutamente stupida e assurda, perché se tu vuoi incentivare l'utilizzo dei giovani, allora poi devi premiarli anche se retrocedono sul campo, perché quello è il risultato sportivo. Vabbè, ma c'è da dire che la Gioiese però si è fidata dei giovani nel momento in cui pensava che ormai la retrocessione era arrivata. La Gioiese li ha fatti giocare prima e li sta continuando a fare giocare adesso, anche quando sono arrivati i calciatori nuovi. Quindi sui giovani non penso. E poi qui c'è il responsabile del settore giovanile. La Gioiese l'anno scorso ha avuto un buon settore giovanile, e quest'anno l'ha avuto di nuovo con Domenico, vittoria del campionato giovanissimi, secondi negli allievi, la juniores è arrivata in zona playoff. Ma quando dicevano facciamo una sette cosa del categorie genere, io non facevo altro che fare i complimenti, purtroppo. Speravo che la Gioiese facesse quello che io pensavo negli anni anche passati. Io la Gioiese l'ho criticata molto, se vi ricordate, anche quando era in Serie D, che l'ho criticata perché non aveva fatto la ricordo, ma mille volte ne abbiamo parlato. Purtroppo anche allora dovevamo iniziare il progetto con Rombolà, però poi è successo quello che è successo. Guardate, il caso Gioiese, chiamiamolo così, il caso Gioiese, per quello che è successo l'anno scorso, ha vinto a tamburo e battente il campionato, quello che è successo nella prima fase del campionato quest'anno, l'impegno per cercare di mantenere la categoria con la nuova società. Il caso Gioiese però incarna tutti i concetti che noi, Gesualdo, abbiamo sempre espresso nelle diverse trasmissioni. Quali sono questi concetti che incarna in questo momento e ci fa riflettere il caso Gioiese? Intanto che io sono d'accordo con le cose che diceva Domenico, lì sottoscrivo pienamente. Intanto bisogna programmare stando con i piedi per terra, perché programmazione è un concetto vuoto se non accompagnato dalle risorse, dalle capacità finanziarie per poter realizzare questa programmazione. Quindi programmare il percorso, che significa programmare il futuro. Questo vale in tutti i campi, vale ancora di più soprattutto per quello che è il calcio dilettantistico, e vale ancora di più in Calabria, dove effettivamente non ci sono le grosse concentrazioni economiche a sostegno, non investono mentre investono in altri territori fuori dalla Calabria nel calcio. Qui trovare l'imprenditore o trovare lo sponsor di valore è importante, è come cercare
fare un ago nel pagliaio, e lo sanno benissimo i dirigenti che si misurano quotidianamente, cioè settimanalmente, con questa situazione. Quindi programmare, e questo è quello che in qualche modo non è stato fatto, diciamo, con le giuste valutazioni, secondo me, a Gioia Tauro. E lo diceva bene Domenico, io avrei preferito, ha detto Domenico, che la Gioiese non vincesse il campionato se non ci fossero state le condizioni, ma non le condizioni tecniche, perché le condizioni tecniche c'erano, si investiva sul settore giovanile, e quindi anche le cose che sosteniamo sempre con Gesualdo è il settore giovanile, perché lì dobbiamo noi puntare e battere il tasto sul settore giovanile. E guardate, secondo me nelle diverse categorie ci sono giovani di qualità in Calabria, solo che però stanno nell'ombra di fronte ai nomi blasonati che vengono dalla Francia e vogliono la macchina, che vengono dalla Francia e vogliono la macchina, che vogliono l'albergo a 5 stelle, e poi voglio dire, sul campo, se non hanno il contorno tecnico e i sostegni tecnici, perché una rondine non fa primavera, diciamocelo questo, e anche nel calcio, anche nelle formazioni più importanti, una rondine non fa primavera. Quindi il grande giocatore, il grande calciatore che ha tutta quell'esperienza, forestiero o non forestiero che sia, a un certo punto, voglio dire, ha bisogno e quindi bisognava chiaramente stare con i piedi per terra. Io credo le cose che diceva. Mi sono preso perché questo sono discorsi. No, ma va bene, sono va bene troncare, ma devo per dire, vuol dire che la Gioiese ci porta su tutti i ragionamenti che abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre fatto. Ma non è soltanto e poi la cosa tu vai vedere in Calabria. Poi la cosa di cui questa sera sono più che soddisfatto sono le dichiarazioni che hanno fatto i due dirigenti della Gioiese. Noi, se ci sono le condizioni, diceva, facciamo l'eccellenza, ma se non ci sono le condizioni passiamo, e quindi questo è l'orgoglio di una città, è la risposta a quell'interesse che la città dà nei confronti del calcio. Quindi tanto merito a quello che sono le intenzioni che ha la Gioiese. Umiltà, realtà e verità sui concetti. Allora, break, perché dobbiamo collegarci con Cosenza, poi gli amici di Cosenza, i colleghi hanno altri impegni, quindi Andrea Orlando dovrebbe essere collegato con noi, vediamo se mi sente, se lo riusciamo a vederlo. Andrea, eccolo, sì, perfetto. Ti sento, scusaci, ma qui siamo già, ecco, come se ci hai seguito in quest'ultimo tratto, in una fase anche abbastanza calda per quanto riguarda i dettanti. Ma apriamo delle finestre anche sui professionisti, in questo caso sul Cosenza, che si è, lo posso dire a modo nostro, ecco, con gergo, si è un po' ripigliata in questo periodo, e vai. Diciamo che la storia del Cosenza dell'era Guarascio, il mese di maggio è sempre il mese che poi qualcosa succede, quindi è la storia che si ripete, e speriamo che si ripeta con un lieto fine anticipato rispetto al play-out che ai noi ci ha visto protagonisti per ben due anni di fila. Quindi insomma, è una squadra che sembra aver svoltato da un certo punto di vista. Poi parlavate anche in Serie D di nomi, che a volte ci vuole comunque uno spirito. Ecco, il Cosenza in Serie B nelle ultime due partite sembra aver ritrovato quello spirito giusto con il quale si possono ottenere risultati. Ti metto in relazione anche con gli altri, Stefano Muscatello. Sì, c'è da dire anche che a favore del Cosenza possiamo dire che è stata un'annata anche sfortunata, anche perché è la squadra di Serie B che statisticamente ha colpito più legni all'interno del campionato di Serie B. Tutino ha fatto un'annata da record, e se non fosse stata per i 9 pali che ha preso solo lui singolarmente, sarebbero praticamente quasi 24-25 gol di Tutino. Tre pali e gol, sarebbe stato sicuramente il leader della classifica dei marcatori Tutino. Esatto, quindi ha fatto 16 in campionato, ma i pali conto dei legni, che tra l'altro non sono solo quelli di Tutino. Sembra finalmente si è sbloccato Calò, che anche lui aveva preso diversi legni importanti anche recentemente, invece ha tirato fuori una punizione da 35 metri che ha un po' alleggerito il finale della partita con il Bari.
Sì, anche perché ci sono squadre che hanno dimostrato sul campo effettivamente che sono state nettamente inferiori al Cosenza nel corso della stagione, perché fino ad un certo punto eravamo chiamati a narrare quasi di un sogno playoff per il Cosenza, poi c'è stato un po' di sfortuna, c'è stato un cambio, si è cambiato tanto, però l'importante è che si salvi, anche perché, ripeto, i meriti sportivi il Cosenza li ha, la sfortuna l'ha avuta durante il campionato e non è giusto vada giù in un'annata in cui ci sono state squadre che a livello sia di programmazione, di mercato che di risultati sul campo hanno fatto nettamente peggio del Cosenza, e non sarebbe giusto che, Andrea, ci sia un epilogo, certo, negativo, certo. Andrea, ti metto in relazione anche con mister Gesualdo Albanese. No, sì. Mister calciatore, insomma, di massima serie pure. Vabbè, comunque io dico sempre che quest'anno noi pensavamo, come dicevano i dirigenti del Cosenza, che sarebbe stato un campionato totalmente diverso rispetto agli anni passati. Allora io le chiedo, visto e considerato che c'era anche un allenatore calabrese, un allenatore che tutti giudicavano molto molto bravo, vorrei chiedere come mai prima c'era questa delusione, questa classifica che ci faceva pensare che non facevamo altro che ripetere gli anni passati. È arrivato l'allenatore precedente dell'anno scorso e adesso due partite, due vittorie, ci siamo trovati addirittura, spero, fuori dalla preoccupazione di retrocedere. Secondo lei è stato l'allenatore oppure cosa è successo? No, credo che sia anche un po' riduttivo ridurre solo al cambio dell'allenatore, però è chiaro che in questo momento, e anche all'inizio non è stato così, però una scossa c'è stata, probabilmente la squadra è arrivata, sì, soprattutto dopo il secondo derby perso, in uno stato un po' di depressione, ha perso molte certezze. E probabilmente il cambio dell'allenatore, che all'inizio non ha dato i risultati, perché ricordiamo che la prima di Viali è stata una sconfitta in uno scontro diretto a Terni, poi si è perso anche con il Brescia, però man mano questa squadra ha saputo ricostruire forse uno spirito che in parte aveva perso, al di là del valore del tecnico sia umano che professionale, però il calcio va così, i risultati nel campo per i mister un po' sono sempre quelli che determinano poi le loro fortune. Andrea, scusami, puoi rimanere ancora con noi, perché noi torniamo in studio per un paio di minuti, 5 al massimo, poi sei con noi ancora, puoi fare una seconda fase. Ecco, così faccio finalmente parlare Andrea. Allora, tra poco, proprio pochi minuti, perché Giuseppe ancora non ha speso una parola. Chiedo che, insomma, in qualche modo sia stata chiamata un po' in causa per capire un po' dove sono questi giovani e se sono giovani, veramente così nella oscurità che si diceva. Giovani ci sono. Ce ne sono pure alcuni molto molto bravi. Io quest'anno ho allenato insieme a Gianni Fiorenza il campionato Lieve Elite. Per chi non conoscesse, il campionato Lieve Elite è il massimo campionato del settore giovanile. Non tutte le regioni lo fanno, la Calabria è una di queste, e ci sono le squadre migliori, i settori giovanili migliori della Calabria. Sì, però Giuseppe, guarda, io sento sempre le stesse cose, anche quest'anno siamo dopo 40 puntate, sì, ci sono i giovani bravi, belli, biondi, bruni, no? E però non giocano, e poi arrivano gli stranieri, e poi arrivano gli argentini, e poi questo e quell'altro. Sì, questo ho rubato forse la parola. È un problema, poi non darei la colpa solo alle società, cioè nel senso che poi il ragazzo se lo deve meritare anche il posto, perché molto spesso anche ad un cambio allievi regionali, allievi elite, alcuni subiscono addirittura il salto, quindi magari alcuni forti nel settore giovanile arrivano in prima squadra. Vuoi meglio dire tu, Gesù? No, io continuo sempre a dire questo. Quest'anno, dopo 46 anni, siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto con i giovani. Te l'ho detto, me le sono scritte tutte di questi elementi. Sai perché? Sì, la volta passata venne. Dico perché l'anno prossimo di questi ragazzi non giocherà nessuno titolare né dilettanti. A proposito, ecco il motivo per il quale io mi trovo sempre qua a criticare. Tutto qua. Va bene, Giuseppe. Allora, intanto ha una storia abbastanza breve, no? La Union. Perché... Sì, è nata nel 2015. Esatto, da pochi anni. Ce lo vuoi raccontare brevemente? Si è espansa molto rapidamente sul territorio sidernese, sostituisce la vecchia Fossa dei Leoni, c'è un buon gruppo di dirigenti, allenatori tutti qualificati, è un grande bacino di utenza di ragazzi, quindi cresciamo anno per anno. Lavoriamo nel sociale, non solo nell'ambito calcistico, e questo ci fa molto onore.
Peccato che fare una domanda, sì, ma non a lui, a gente di Siderno. Io continuo sempre a dire, sono stato a Siderno, grazie a Siderno sono diventato calciatore. Possibile che in un paese come Siderno si fa ogni anno tre squadre, quando invece dovremmo fare una sola? Sarei arrivato in quella categoria dove naturalmente era la categoria che ci apparteneva. Certo, ma, tutti, ecco qua. Ma come mai? Tutti noi sidernesi speriamo un giorno di ritornare al calcio che ci compete, che comunque prima categoria, seconda categoria non è il calcio che Siderno merita. Bravo. E perché non fate una squadra? Non lo so, quelle sono divergenze che poi hanno le persone che... Certo. Sono d'accordo e vediamo cosa succede. Grazie, grazie Giuseppe. Allora, Saro, vuoi intervenire a proposito di tutto quello che si è detto finora? Magari, però non rientriamo ecco proprio nei meandri di tutto quello, perché anche abbiamo Cosenza che ci aspetta. Sono le 19:50. Sorvola e basta, sorvola e basta. Ho sentito un po' di tutto, di più. Sì. Però l'intervento del dirigente della Cese mi ha fatto molto piacere, perché ormai non si trovano più queste persone che dicono Gioiese comunque sia, anche in terza categoria noi ci saremo perché siamo attaccati alla città. Ricordo il periodo di Rombolà, c'era un ragazzo di Villa che giocava come fuori quota, si chiama Cosoleto, giusto per tornare a quello che dice Gesualdo. Quel Cosoleto dopo due anni di Serie D, titolare, titolarissimo, poi alla fine ha giocato in prima categoria, ancora oggi gioca in prima categoria, a parte due o tre anni in promozione, come per dire che purtroppo qui si parla tanto, ci riempiamo la bocca di giovani, di campionati under 18, under 19, under 17, allievi elite, però la verità è che nessuno ha il coraggio di mettere questi ragazzi in campo, perché poi succede quello che è successo, ahimè, lo dico con rammarico, a Gioia Tauro. Tanto valeva continuare a pigliare 4-5 gol, non cambia nulla, se in retrocessione doveva essere... No. Tanto voleva continuare in quel modo. Poi è vero, sono arrivati nuovi dirigenti, hanno voluto investire. L'unica cosa che fa rabbia è una sola: in questa emittente sono arrivati esponenti della società a dire che avrebbero vinto tutte le partite. Questa cosa ci ha un po' fatto seccare tutto qua. Poi ci sta che arriva nuovo, anche se investe, che avrebbero provato ieri, si è perso 2-1, sì, ha già vinto il campionato. Però quando poi si va in TV e si raccontano delle barzellette, e le barzellette le abbiamo viste, io la prima volta dissi, ma scusate, domenica andrete a vincere a Reggio Calabria, era la prima volta che si insediava Martino, vincerete tutte le partite, 10 partite, e così, né più né meno è successo la stessa cosa per il Roccella, non è che voglio... Ferma Saro, ferma. Ferma Saro. Allora, bravi, scusa, voglio completare. Sì, certo. Bravissimi, continuate a fare il settore giovanile, Rombolà è uno che mastica calcio da una vita, continuate a fare, investite, fate l'eccellenza con tutti questi meravigliosi ragazzi che avete dell'Under 19, dalla Juniors regionale, che fino a domenica siete andati a giocare fuori, avete fatto un figurone, ce n'è uno che vi raccomando, si chiama Squillace, l'anno scorso ha fatto 20 partite in prima categoria, perché a Reggio era di troppo nella regina, io l'ho portato, il ragazzo ha fatto 20 partite, credo ne abbia fatte altrettante da voi. Okay, mi sarebbe piaciuto che avesse fatto una partita anche in Serie D, almeno una. Okay, giusto per dire quanto sono tifoso della Gioiese. Bene, Saro, Antonio. Allora, io non per difendere la nuova dirigenza che è subentrata quest'anno, ma non mi sembra di aver sentito dire vinceremo tutte le partite. Forse hanno detto proveremo a vincere tutte le partite, che è una cosa totalmente diversa, perché io non penso, le chiedo scusa signor Bellet, mi faccia finire. Non penso che abbiano detto vinceremo tutte le partite, proveremo a vincerle e proveremo a vincere. Io non penso ci sono squadre che scendono in campo per perdere, ogni squadra scende in campo per vincere, e non capisco per quale motivo, se il presidente Martino è venuto a investire a Gioia Tauro, non doveva fare una squadra per provare a vincere le partite e doveva andare in giro a prendere 7-8 gol. Io questo non lo capisco, perché va contro quelli che sono i valori dello sport, che poi la Gioiese quando è stata in grandi difficoltà è andata in giro e gli 8 gol li ha presi senza dire nemmeno una parola e ha onorato il campionato. Questo è un altro discorso, perché qua l'unica squadra che ha onorato il campionato davvero in Serie D è la Gioiese, perché ha
andata a Trapani e ne ha presi 8, è andata a Sant'Agata e ne ha presi 6, poi il Sant'Agata è venuto a Gioia Tauro e ha pareggiato la partita, e ieri il Trapani ha rischiato di pareggiare la partita. Quindi bisognerebbe un attimino valutare bene le parole e pesarle bene, perché io non ho sentito nessun esponente della nostra società che ha detto vinceremo tutte le partite, proveremo a vincerle, e così hanno fatto, hanno provato, non ci sono riusciti, pazienza, fa parte dello sport, si retrocede sul campo e lo sport bene, questo Antonio, qua. Antonio, ribalzo di linea, ribalzo di linea, vai Saro. Scusa se voglio, voglio solo una brevissima replica. È chiaro che allora che un dirigente di questo calibro difenda a spada tratta quello che ha fatto, ci mancherebbe pure, ci sta, ma noi siamo qui. Io difendo la mia squadra, difendo la Gioiese perché sono un Gioiese e tifo per la Gioiese. Non difendo la dirigenza, io difendo la maglia viola. Io questo difendo. Benissimo, la difendo pure io. La difendo pure io, va bene? Non abbiamo bisogno la Gioiese, la difendo pure io. Sicuramente non mi sono messo a fare critiche per tutto quello che è successo. Pur essendo un estimatore e un amico personale di Graziano Nocera, non entro nel merito delle dinamiche che hanno portato a questo stato di cose. Perché se c'è stato quest'anno così tribolato, quest'anno così agghiacciante, consentitemelo di dire, chiaramente la colpa sarà stata di qualcuno, con tutte le buone volontà possibili e immaginabili, non ultime la scelta che un imprenditore si trasferisca a Genova, prenda un fior di allenatore come Ciccio Cozza, e che comunque al di là delle sconfitte onorevoli non ha oltre un pareggio da 6 punti, se da 4 quant'ero, sono arrivato ad 8, quindi il risultato non c'è stato. E la cosa grave sa qual è? Che io ho letto delle formazioni di tutti stranieri, va bene? Mi è capitato di leggere un giorno, ma non capivo nulla. Perché italiani non ce n'erano in giro. Ma perché non c'erano italiani in giro? Non c'erano italiani liberi. Non c'erano italiani liberi. C'erano solo stranieri. Di che cosa stiamo parlando? Di che stiamo parlando? C'erano solo stranieri. Non ce n'erano italiani liberi che avrebbero voluto venire a giocare a Gioia Tauro con quella situazione di classifica. Di che cosa sta parlando? Avevate fior di under di juniores regionali. Hanno giocato i juniores, hanno giocato tutti. Hanno giocato tutti. Ieri è sceso in campo Toscano, che è un ragazzo della juniores che è di Gioia Tauro. Guerrisi 2006 che è di Gioia Tauro. Piromalli l'altra volta è sceso in campo un 2008 di Gioia Tauro. Di che stiamo parlando? Bisogna conoscere le cose prima di parlare. Ok. Aspettate un attimo. Vedremo se questi giocatori che hanno fatto delle apparizioni continueranno a giocare nella Gioiese. Io glielo auguro ai giocatori, ai giocatori, agli allenatori e ai loro genitori che ci credono. Ce l'auguriamo tutti. Ok. Saro, Antonio, metti un po' di pace, Stefano, per piacere. No, ma non c'è guerra. Quello, è una discussione, un dialogo. Quello che a me sorprende più che altro è che voi giustamente siete qui e ci avete messo la faccia ed è una cosa lodevole, però state mostrando un astio nelle risposte, fatemi finire come avete voluto finire voi i concetti, verso persone che durante l'annata, quelle che siamo qui, non vi hanno attaccato. E come ha detto Saro Bellè, se c'è stata un'annata di questo tipo, la responsabilità è di qualcuno. Che poi voi facciate notare che la nuova dirigenza è arrivata a mercato chiuso e si è dovuto agire tramite l'intercessione di procuratori per far arrivare calciatori che erano svincolati da campionati più blasonati, perché sono arrivati anche calciatori importanti. Basil, che ha segnato a Reggio, io facevo la telecronaca della partita, è uno che ha giocato in Serie A in Slovacchia, è uno che ha giocato in determinati campionati e lo sapete meglio di me, perché giustamente c'era libertà di manovra di poter agire solo in quel modo. Però il concetto è giusto il tentativo di provare a salvare il salvabile, ma se poi in un completo girone di ritorno è arrivata solo una vittoria e un pareggio che sono andati ad accrescere il bottino di pochissimo, forse ok il giusto non andare a prendere 8 gol per onorare i valori dello sport, e questo vi fa un onore enorme. Perché prima dicevano che la Gioiese falsava il campionato, no, glielo dico io perché io poi lo falsa perché io ho fatto prende i giocatori e io ho fatto le telecronache di questo, io ho fatto le telecronache in casa e fuori tutto l'anno, tutto l'anno. E sto dicendo che il vostro tentativo è lodevole, ma che i numeri purtroppo
che sono quelli che, sono quelli che attestano, condannano anche il tentativo lodevole. Ma noi non abbiamo astio contro di te, cioè, noi abbiamo magari risposto a delle critiche che sono state fatte in passato, qualcuno ha criticato e noi abbiamo risposto, come era giusto. Antonio, Elio, velocemente, poi chiedo scusa a Andrea, arrivo subito da te. Condivido la chiarezza con cui la discussione sta andando avanti, chiaramente, però qui nessuno è sotto inchiesta. Mi ricordo una trasmissione televisiva, la riferisco, c'è cioè quella di Emanuela Falchetti, siamo tutti sotto inchiesta, se vale questo concetto. La chiarezza e la situazione della Gioiese ci consente di aprire argomenti che noi abbiamo sempre affrontato, ma con la dovuta responsabilità. Nessuno è sotto inchiesta, la Gioiese non è questa sera sotto inchiesta, ha fatto il suo campionato con le vicissitudini che tutti conosciamo, non è la prima società che cambia in corso d'opera, che commette, non dico errore di valutazione, che fa delle valutazioni che poi non si rivelano valutazioni corrette ed esatte, non è la prima società, però prendiamo per buono e mettiamo in evidenza la positività di un concetto. A Gioia c'è fame di calcio, a Gioia sono disponibile a fare tutti i sacrifici possibili ed immaginabili per mantenere alto il blasone che questa società nel corso degli anni passati ha dimostrato di meritare, e quindi iniziando anche dalla terza categoria. Io non credo che questo succederà, io credo che il prossimo anno a Gioia Tauro si farà un campionato di eccellenza degno di questo nome, perché ci sono le volontà e ci sono anche le capacità e le esperienze per dare dignità al calcio gioiese già il prossimo anno nel campionato di eccellenza, stando, come diceva Domenico, con i piedi per terra. Allora Elio, adesso parla con Andrea, torniamo al calcio dei professionisti, al Cosenza ma anche Catanzaro, se volete, come volete. Io non so se vi passa per la per no per scusa la Andrea, io non voglio intervenire sul Cosenza, anche perché non ho tanti elementi per poter entrare in un dialogo con te sul Cosenza. Però guarda, io da qualche mese ho avuto una mi ero illuso che il Catanzaro potesse portare la Calabria, calcisticamente parlando, in Serie A. Secondo te io posso continuare a coltivare questa mia illusione? Io dico perché no, il Catanzaro sicuramente non andrà in Serie A dalla porta principale, certo. Perché le prime due in classifica, però ci sono i playoff che storicamente per il Catanzaro sono un tabù da sfatare, però è anche vero che comunque la squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, il Catanzaro, quindi obiettivamente in una partita che possa essere secca o comunque andata e ritorno, secondo me il Catanzaro non sarebbe il primo caso di playoff in cui ci sono degli exploit, quindi perché no? Allora Antonio, veloce perché poi Andrea ci deve lasciare. Ho sentito, non so se non mi sento, no? Sì, no, benissimo, sentiamo Andrea. Allora, Antonio Romano. Questa sera metto Pepe, dai, sono in veste di... No, vabbè. Anche in Serie B? Così. Sì, anche in Serie B. No, scherzo, sto scherzando. No, volevo solo fare una domanda così, una battuta più che altro. Quanto è contata anche la reginità di Caserta nell'astio che c'è stato, diciamo, con i tifosi che non l'hanno mai visto di buon occhio, diciamo, a Caserta, e poi invece una seria su Tutino. Quanto sta diventando davvero un simbolo di questo Cosenza, perché sembra reincarnare quelli che sono stati i grandi bomber del passato del Cosenza, i Negri, i Lucarelli, tutti quei giocatori che hanno fatto la storia del Cosenza. Allora ti rispondo su tutte e due, sulla reginità ti dico la verità, non credo che sia stato questo l'elemento che non ha fatto scoccare la scintilla fra Caserta e l'ambiente di Cosenza. Ad esempio, ti faccio un esempio, questo problema c'è stato più con Dionigi, devo essere sincero, che anche lui era un bel rappresentante di reginità da questo punto di vista, ma su Caserta non c'è stato
diciamo, un pregiudizio legato al suo essere regino, e più che altro non è scoccata per alcune scelte, e per alcune volte è sembrato molto essere testardo nelle sue decisioni, e questo non è piaciuto a gran parte della tifoseria, fino ad arrivare poi a creare un certo malumore. Su Tutino invece sono d'accordo con quello che dicevi, hai citato alcuni bomber storici del Cosenza, ma l'emblema, il numero 9 per eccellenza del Cosenza è Gigi Marulla, e Tutino non ho osato scomodarlo. Comunque lo sta onorando quella maglia numero 9, ed è veramente degna di rappresentare. Non ho osato scomodarlo perché Marulla è un simbolo del calcio italiano, non solo del Cosenza. Penso che sia veramente, soprattutto per chi come me è nato negli anni 80, Marulla era veramente un idolo al di là dei colori, cioè davvero un grande giocatore. Ma c'è un'analogia fra la storia di Tutino, perché Tutino obiettivamente quest'anno è voluto tornare a Cosenza, e a Cosenza pare che l'aria lo faccia rendere meglio, perché comunque la sua migliore stagione in Serie B, anche migliore della stagione con la quale ha raggiunto la Serie A con Castoria a Salerno, quindi sicuramente gli fa bene questo ambiente, però non sappiamo se Marulla rimarrà, se Tutino rimarrà a Cosenza. Il Cosenza ha un diritto di riscatto, lo dovrebbe esercitare il presidente. Grazie a Andrea Orlando del DOT. Buon lavoro a te, Andrea. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Subito alle immagini, perché manco una ne abbiamo vista, manco una foto fino al momento, però partiamo anche con i filmati e partiamo proprio da Gioiese e Trapani. I due assistenti e si parte. Doppio tentativo di giocata all'interno dell'area rigore, poi il tiro verso la porta di Antonini con la maglia numero 7 e di Marcel Vasil. Il primo tiro verso la porta del Trapani, può aprire sul lato di sinistra dove va a salire Sartore, se la deve vedere contro Elia, lo salta, poi il colpo a terra, il calcio di rigore netto, il fallo sia nettissimo proprio, sposta il pallone, entra adesso Fayet, non trova il pallone ma trova le gambe, su Sartore il fischio, parte Bollino, la parata! Mauro Bollino può effettuare il cross al limite dell'area rigore, il tiro di Bollino e c'è la parata da parte di Smith. Cross all'interno dell'area rigore, la palla che entra nel cuore, passa Maghea a staccare di testa, nuvolo di giocatori, Gelli la controlla, la gira di nuovo per Bollino che può calciare, tre uomini davanti a Bollino, sale Marigosu a libertà di poter avanzare, salta un avversario, ancora Marigosu, la gira verso Bollino che la mette a terra, Bollino nell'uno contro uno, Bollino entra in area rigore, il cross all'interno dell'area rigore, va a cercare il pallone con la testa Giovanni Sbrissa ma non riesce a trovare la porta. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti di gioco, partiti, limite dell'area di rigore, la palla è buona all'indirizzo ancora di Sartore che entra in area di rigore, il tiro di Sartore, la parata da parte di Smith, prima insidia del Trapani, sale ancora Gelli, cerca un compagno, la palla è centralmente finta Bollino ma dietro di lui non c'è nessuno, poi parla per Sbrissa al limite dell'area di rigore, va a calciare Giovanni Sbrissa e sfiora l'incrocio dei pali il pallone calciato da Giovanni Sbrissa, si apre la difesa della Gioiese, Sbrissa tenta con il piatto e la palla si alza sopra la traversa con Besballa come trequartista, sale Samaghe, la giocata di Samaghe è buona, Samaghe all'interno dell'area di rigore, mette il pallone in porta, boom boom, Samaghe, il Trapani è in vantaggio, eccolo il passaggio di Bollino in profondità, la palla che passa, Samaghe riesce a vincere il contrasto con l'avversario, poi mette un cross verso Sartore, chop che più conta è che il pallone termina in rete, alla fine arriva Sartori a metterla buona per Balla che può partire in campo aperto, Balla al limite dell'area di rigore, le finte di Balla può calciare il tiro di Besse, Balla, la giocata in campo aperto da parte di Besballa che parte il controllo a tagliare l'avversario di turno, guarda il portiere e la mette dove Smith non può arrivare,
palla lunga, non riesce a controllare la balla e allora si riporta in avanti ancora la Gioiese, c'è il gol della Gioiese, buono, è buona, la rivediamo, tentativo di controllo da parte di Balla, la palla che passa, il lancio da destra verso sinistra, Lipins fuori posizione, palla sopra, e il 2-1 finisce qui, il Trapani passa anche contro la Gioiese. Posso metterci anche un po' di mio veleno, una serata un po' così, cioè, insomma, si porta anche i giornalisti da Roma, da casa propria, il presidente del Trapani. Sì, tanto non ci sente a Trapani, non ci sente nessuno, possiamo dire di cotte e di clude. Antonelli, non bada a spese. Aereo, telecronista da Trapani, pullman poi, nuovo. Questi servizi abbiamo preso proprio quello di parte. Diciamo che è stata un'annata in cui ha dominato. Il fatto che Samache, che ieri abbia segnato e ha giocato titolare, sia la riserva di Cocco, che è uno che ha segnato a Caterva in Serie B, fa capire il Trapani. Però sì, Antonelli ha questo modo di approcciare alle cose, come vedete nemmeno il telecronista è trapanese, però lui ha avuto un rapporto molto conflittuale con la stampa. Antonini ha avuto un rapporto molto conflittuale con la stampa a Trapani, sì, non si è legato benissimo con l'ambiente, molte volte è sceso in conferenza criticando i giornalisti trapanesi e quindi si fa da sé, si è messo in proprio. Però io non so che di Gallo. Come? Ho espresso questo concetto in un paio di puntate di alcuni mesi fa, sempre qui con Pino. Io fino a quando non vedo che i proclami diventano realtà, sono solito trattare tutti come Gallo, perché io scrissi ai tempi un articolo su Saladini dicendo che a mio avviso non aveva le capacità per portare la Regina dove aveva detto di volerla portare, e fui attaccato, insultato e mi augurarono le peggiori cose in chat sia su Instagram che su Facebook per questa cosa. Però i fatti per ora mi hanno dato sia ragione sia su Gallo che su Saladini. Spero di sbagliarmi per la città di Trapani, perché è un'altra città che è innamorata della squadra. Spero di sbagliarmi, che non sia l'ennesimo epilogo. La struttura ha investito parecchio. No, ha investito su tutto, però c'è da capire se questo investimento possa essere un investimento sostenibile a lungo termine, perché come diciamo sempre parliamo di programmazione, o se è un investimento a breve termine come tanti ci sono stati negli ultimi anni nella storia del calcio. Se mai serva, aggiungo io, nel calcio e anche nella pallacanestro. Cosa vuoi mettere in evidenza su questa partita? Torniamo a Gioiese Trapani, sarò bello. Cosa vuoi mettere in evidenza di questa gara? Abbiamo visto intanto la gioia di rivedere la gente allo stadio di Gioia Tauro. Abbiamo parlato tante volte di questa iattura, che il campo non era disponibile, perché noi abbiamo anche il dovere di dire quali sono le giustificazioni che ha una società che non può programmare perché gli manca l'impianto sportivo. Tant'è che io ho chiamato più volte in causa il sindaco Alessio di Gioia Tauro, esortandolo a far sì che la Gioiese possa tornare a giocare nel proprio campo, anche in quello storico Cesare Giordano, che è stato riattivato. Quindi questo fatto mi fa molto piacere. Ribadisco tutte le buone volontà che avete avuto nel portare avanti un disegno che è iniziato in maniera del tutto tortuosa, che sappiamo delle polemiche estive, di come si è arrivati a fare la squadra, di come i presupposti non c'erano per poter continuare, i problemi finanziari, sono cose che ci stanno in tutte le società, non solo a Gioia Tauro a maggior ragione. Però siccome si veniva da un grandissimo momento di entusiasmo, una cavalcata trionfale dalla promozione alla Serie D, purtroppo io non so chi è stato, perché non conosco le dinamiche, non sono andato né a spettacolare né a indagare perché questo disegno così bello è fallito, tra l'altro mettendo da parte il protagonista di questo storico disegno, cioè che si chiama Graziano Nocera, che è riuscito con la sua passione veramente incredibile, tra l'altro figlio di Rocco, mio grande amico, persona a cui abbiamo voluto un sacco di bene e che salutiamo lassù. Allora non si capisce com'è che poi si sia arrivati a questo. Così come capisco la passione che ci mettono i dirigenti ora nel cercare di ribaltare un po'
quella che è la storia di Gioia Tauro, 106 anni come ben ha detto di storia, nessuno la può cancellare perché poi tra l'altro la Gese andrà in eccellenza, forse in questo momento è il campionato che più le si addice e che è giusto che faccia. Quello che dico io è che quando veniamo qua diciamo le cose come stanno. Io poco fa ho detto che ho letto delle formazioni dove c'erano 9 undicesimi stranieri, guardate, l'ho riletta poco fa, i giocatori che ha citato il dirigente, che se Tuscano, Piromalli e l'altro ragazzo che ha giocato ieri che si chiama Elia, sono subentrati, c'erano 9 stranieri su 11, 9, 11. Allora, vogliamo fare il calcio in Calabria? Lo vogliamo fare a Gioia Tauro? Che tra l'altro Gioia Tauro, guardate che ha un bacino diciamo, economico colossale, perché c'è uno dei porti di trasferimento più importanti al mondo. Dopo Rotterdam abbiamo Gioia Tauro, quindi lì abbiamo un indotto, lì abbiamo d'accordo, una possibilità di poter fare una squadra. Ma la cosa più bella, che io lo dico con passione, con amore, accoratamente, va fatta con la gente però, della piazza. Saro, però, aspetta, Saro, dico, sì, però credimi, dico, Saro. Saro, 25, 5-6 ci devono sì, essere Saro, sempre. Però sai quella questione, tu sai benissimo la come Gioiese è stata puntare sui gioiesi. Siete okay, arrivati lì in Serie D con i gioiesi, ora si tornerà di nuovo in eccellenza. Speriamo con tutti i gioiesi. D'accordo, Mimmo, vai. Guarda Saro, tu sai benissimo che come possono succedere le cose. Innanzitutto il campo, il polivalente, dobbiamo ringraziare la nuova società, che si è messa in moto con ingegnere, con personale, sono riusciti a metterlo a posto. Anche il Cesare Giordano, siamo riusciti con la vecchia società, con il grande impegno di Gino Ventre e altri addetti ai lavori, a riuscire a far giocare la Juniores a Gioia Tauro, e quindi nel cuore di Gioia Tauro avere questo motore bellissimo. Però sempre con la stessa storia che tu racconti, i gioiesi, dobbiamo essere anche onesti, ma di quella formazione là di gioiesi quanti potevano giocare in Serie D? Tutti? Saro, tutti? Mimmo, ci fermiamo un attimo, entro io a gamba levata perché dobbiamo anche parlare d'altro. Saro, metti in freezer, no, metti in freezer questo, altrimenti diventa una trasmissione tra di ci voi, sento, noi ce ne andiamo, telefono dopo, dai. Noi ce ne andiamo e fate la trasmissione. Scusami Saro, sto scherzando ovviamente, no, perché Saro, devo anche coinvolgere altri. Per esempio, sì, a proposito di divisioni, si è parlato anche per altri aspetti, altre comunità, che poi esistono anche nelle più piccole comunità. Mi rivolgo a Giuseppe Correale, a beneficio di chi si pone sol da poco alla visione, allenatore della Union Siderno. Ecco, a Siderno c'è tanta divisione, ma insomma si è un po' anche storicizzata, perché dura anche da parecchi anni, due società maggiori, ma poi anche a livello giovanile sono tanti che lavorano, poi tanti giovani che vanno fuori, poi giovani che arrivano a Siderno. C'è ancora un po' tanto frastagliamento, come dire, tanta divisione. Sì, c'è tanta divisione, poi c'è stata da anni, da quando si hanno fatto quelle retrocessioni, eccellenza, della serie D, promozione, poi è arrivata in terza categoria, da lì in poi si è tutto diviso. A livello giovanile sì, ci sono due società, ma ci sono sempre state due società anche quando il Siderno faceva i grandi campionati, Juventina, Fossile Leoni, oppure prima Boys Siderno. Il settore giovanile è tutto un altro discorso a Siderno. Comunque, com'è andata la stagione, Giuseppe? Bene, bene, bene. Abbiamo giocato con dei ragazzi tutti di Siderno, questo è un grande orgoglio, con tanti sotto età. È un campionato 2007, abbiamo sì, giocato con dei 2008, dei 2009, abbiamo fatto anche per la prima volta quest'anno la Juniores regionale, e abbiamo giocato con pochi 2006, molti come hai detto tu sono andati a giocare fuori, sì, e tutti gli altri degli allievi. È stata una stagione positiva anche in confronto alle squadre che affrontiamo. Ecco, una società giovane in continua evoluzione, ovviamente sì, sono i primi passi, ecco come intenderà muoversi, ovviamente guarda, questo è un aspetto che riguarda sì, più i dirigenti, più però nel senso che non se magari hai urigliato qualche volta. Il prossimo anno ci sarà ancora il campionato Lieve Elite, che quest'anno abbiamo mantenuto la categoria, ci saranno tanti altri ragazzi sotto età, perché di 2007 ne abbiamo pochi, sì, però di 2008 ne abbiamo pochi, però credo che si potrà evolvere la situazione. Adesso vediamo anche in base alla prima squadra, chi ci sarà, chi non ci sarà, certo, insomma, poi. Allora, siamo a pochi chilometri da Locri, anche questa società coinvolta in questa zona insomma pericolosa, vediamo un po' come andrà a finire, ma intanto vediamoci il servizio prima di parlarne, cioè quello riguardante appunto Acireale Locri.
bravi dal punto di vista manageriale. E intanto è partito il fischio d'inizio, Daniele. Certamente, grazie Antonio. In questo momento Cottone supera la linea mediana, fa partire un lancio che rimbalza il portiere, si scontra con un nostro giocatore, credo Zuppel, nell'occhio spostato c'è Cottone, sta per la breve rincorsa farla Savonarola, pallone mezz'altezza in aria, c'è un batti e ribatti, una mischia, pallone lì, ci aveva provato per questo calcio di punizione che parte con un pallone scodellato in aria, esce Zizzani, un tiro che finisce di pochissimo, ma era fuori gioco, sicurezza, no, dell'atleta, certo. Della Cireale, ma anche stesso dilemma anche l'avversario. Zuppel sul pallone, un tiro rasoterra in diagonale, si spegne fuori, l'avversario è su di lui, un cross a mezz'altezza, attenzione Martino, dà al centro e un tiro che è completamente fiato, pallone sul fondo e finisce, ed finisce qui la prima frazione di gara con il punteggio di 0-0, che ovviamente scontenta soprattutto la parte granata, che sì, ci ha messo ovviamente l'impegno e la generosità che non sono mai mancate, ma forse Antonio ci vorrebbe più cattiveria, più intensità e forse più convinzione nel crederci per mettere sotto un Locri che comunque ha fatto la sua buona. Da Alessandris, traversone nel cuore dell'area di rigore, c'è un batti e ribatti fino a quando la palla termina tra le braccia indisturbato Colella, che fa propria la sfera e azione che sino a questo momento non è arrivata. Savonarola, il suo lancio dove lì c'è la zona di D'Alessandris che entra in aria, il tocco peccato, non avviene per Zuppel che era lì, chiude su tutti, rivesta laterale per la già battuta, parte un traversone per Colella, è un tiro telefonato, è un cross che non è pericoloso per Nescasa per questa stagione, chiudiamola al meglio, chiudiamo questa kermesse nel migliore dei modi, se lo merita, se lo merita, ce lo meritiamo tutti, lancio a mezz'altezza, scivolata, pallone fuori a terra, entra in aria D'Alessandris al limite, il cross non tira e la Gangemi doveva tirare, anzi era Savonarola, ha preferito il tocco sul... Subito linea da linea trovata Antonio Panebianco, pericolosa punizione per il Locri. Sì, sta battendo Morrone, il tiro con un rimpallo di Zizzania che allontana, buono il gesto tecnico di dribbling, poi attenzione, arriva in aria il Locri, Zizzania sull'avversario in 1-2. Mamma mia ragazzi. Punizione per noi che sta per essere battuto, da lì il tiro. Esattamente al 34esimo minuto di gioco la Cireale sblocca la gara 1-0 sul Locri, finalmente Antonio, è una liberazione sul calcio di punizione alla sinistra di Colella, anche nel nostro stadio, perché fino al 34esimo il risultato è 0-0, adesso è D'Alessandris, tocco che arriva in aria, rete! Ha raddoppiato la Cireale, 43esimo minuto di gioco, 2-0, lì sotto la curva, siete grandi, grazie a Cireale. Dal settore di destra il nostro favore che abbiamo guadagnato con un Locri ormai ridotto a pezzi, che insomma sta in campo per onor di cronaca, calcio di punizione, sfiorato il palo da pochissimo. Ancora il Locri mantiene qualche risorsa, mantiene qualche poco di forza, dignitosamente resta sul terreno di gioco anche se in 10 uomini, parte un lancio di Zania, fa sua la sfera, rasoterra sulla destra dove D'Alessandris è sempre pronto all'appuntamento con il pallone, D'Alessandris all'esterno, Galletta, e un tiro strozzatissimo, Presidenti, di Mauro Strano, ancora Cireale, ha sprombattuto, tocco sulla sinistra, Zuppel di sinistro, carica, e rete, Germinio, 3-0, ha segnato Germinio ed è la triplice marcatura in questa, tornare alla vittoria qui in quest'ultima gara. Che vittoria, finita qua, eccola qui, una Cireale che ci ha fatto soffrire. Roma,
Comunque Andrea, sarà una sconfitta qui, coinvolgo sì, subito il campionato dell'Locri purtroppo finisce qui. No, nel senso per il calcio calabrese, Locrideo, San Luca e Locri. Certo, ci arrivo. Io stavo partendo per dire che purtroppo il campionato dell'Locri finisce qui. Domenica prossima non gioca e finisce nel peggiore dei modi, finisce con una sonora sconfitta, anche se la Cetraiare ha dimostrato nel corso del campionato di essere un osso duro per tantissimi avversari. Chiaramente non era questa la partita che Locri doveva vincere, doveva invece ragionare meglio sul tutto il percorso del campionato. Però alla luce dei fatti, guardando i risultati, il rischio che si corre, anzi la certezza che ci sarà, è che la Locride perderà per il prossimo anno una protagonista del campionato di Serie D. Allora, quindi si tornerà ad avere una sola squadra di Serie D, sarà Locri, sarà San Luca. Il San Luca mi pare che è messo meglio rispetto a Locri, e comunque, senza entrare nel merito di una valutazione tra San Luca e Locri, il concetto purtroppo che dobbiamo esprimere è che la Locride perde per il prossimo campionato in Serie D un protagonista. Qui viene fuori anche un altro discorso. C'è stato il Roccella che per anni è stata nella Serie D, il Locri, il San Luca, quindi questo territorio ha le potenzialità per avere una squadra all'altezza della situazione nei campionati che contano, perché purtroppo i campionati che contano sono quelli che vanno dalla Serie D in su. Io credo che la Locride ha la possibilità e le potenzialità di avere una squadra della Locride in un campionato che conta. Certo. Anche qui i campanilismi, le difficoltà di ragionare, di mettere assieme e via dicendo, fanno la differenza e creano questi risultati che alla luce di quello che sta succedendo in Serie D, nella zona retrocessione, anche quest'anno ci fa fare questa amara constatazione. Allora io faccio una cosa figurata, un giochetto figurato, lo faccio con Stefano, lo faccio con Gesualdo, o come se avessi davanti una lavagna, buoni e cattivi, cose buone, cose negative, cose passività, negatività. Allora io, dato che sono il conduttore, posso fare quello che voglio, vi faccio la cosa più semplice, no? Poi mi fate la cosa più complicata voi. Sto scherzando, ovviamente. Le positività ci metto in ottica, ovviamente, San Luca, Locri, quello sarà Stefano, quello sarà Gesualdo. Ecco, nelle positività ci metto un incasso sicuro, certo, notevole, importante. E basta, non ne vedo altre. Voi invece negatività? Iniziamo con Stefano. Negatività che andiamo a perdere una squadra sicuramente da questo confronto. Positività da questo incontro, a parte l'incasso, io ne vedo francamente poche. Spiego il perché in maniera molto breve. Perché se siamo chiamati a commentare per l'ennesima volta che andiamo a perdere, tra l'altro nella stessa partita, contro una Locridea, è perché i discorsi che abbiamo fatto negli ultimi anni con Gesualdo sono sempre giusti, perché abbiamo invitato qua, io stesso ho fatto parte per anni della comunicazione del San Luca, dirigevo la comunicazione, poi ho smesso. Ogni anno si è sempre partito con grandi proclami e alla fine ci si è ritrovati a lottare per la salvezza, sempre, a volte anche con l'acqua alla gola e con una mancata coadiuvazione dell'amministrazione comunale, che ha parlato di sto benedetto sintetico per secoli, però effettivamente da novembre a marzo a San Luca non si può giocare una partita in condizioni decenti, e le squadre di Mancini, giocando un calcio molto tecnico, ne risentono, perché il San Luca ha avuto un ottimo periodo. Appena la squadra è tornata a giocare fattivamente e saldamente al Corrado Alvaro, appena si è guastato il campo sono tornati i risultati negativi. Ed è la verità. Il Locri, grande exploit, su questo mi aggancio a quello che ha detto il dottore Bagalà, che se non ci sono le possibilità a volte è meglio non farle le cose. Secondo in classifica, campionato migliore della sua storia, ostacolato solo dalla presenza della corazzata Catania, che non aveva nulla a che vedere con quel girone, perché potremmo aprire un discorso anche su questo, su quanto sia giusto che tali società al fallimento debbano andare a rompere le uova nel paniere alle piccole realtà.
finisce che rischia di retrocedere. E se io devo dare un pronostico da figlio di un Locrese, seppur professionista, io nel confronto purtroppo a livello tecnico, sia per il fattore campo, sia per i calciatori presenti in campo, ahimè vedo meglio il San Luca. Ed è un peccato perché andiamo a perdere il Locri, che Gesualdo lo può dire meglio di me, avendo esperienza totale, ha una storia che è riconosciuta in tutto il Sud Italia, il blasone dell'Locri. Andare a vederlo in un campionato di eccellenza, tanto quanto la Gioiese, che è nata nel 1918, sarebbe non una sconfitta per il Locri, per la Gioiese, per il San Luca, è una sconfitta per il movimento. Ok. Prima di passarti il gessetto di questa lavagna figurativa con buoni e cattivi, vorrei ricordare, vorrei che lo facessimo assieme, Gesualdo, che il San Luca, vadano bene le cose, possono andare bene le cose, non farà comunque, cioè farà comunque i play-out, perché quella benedetta, qui abbiamo messo sotto inchiesta, lì sì che abbiamo messo sotto inchiesta la Lega, fece fare quella partita dopo la morte del giocatore del San Luca, e quindi poi lì si perse a Portici, e quella sarà fondamentale, decisiva, fammelo certo ricordare, perché insomma è un passaggio, no no, è così, è proprio significativo così. Però parlando del San Luca e parlando dell'Locri, come diceva giustamente, il Locri l'anno scorso non ha vinto il campionato perché si è trovato, come negli anni precedenti, le squadre che già dall'inizio si partiva con la certezza che avrebbero vinto il campionato. Sì. Però non capisco come una squadra che arriva seconda in classifica, e che non dimentichiamoci, con un pubblico che non ce l'ha nessuno qua in Calabria, non avrebbe dovuto mai e poi mai fare il campionato che ha fatto quest'anno. Ecco tutto qua. E poi vabbè, ce l'ha spiegato il presidente, Luca, questo Gesualdo, certo, è stato qui presente, le ragioni. Le ragioni lui sono, ha preso sempre la squadra qualche giorno prima, l'ha iscritta, ha fatto tutti i ricordi. Ho capito, però scusa, adesso non ricordo manco io se c'è. Vabbè, ma una squadra che naturalmente arriva seconda in classifica, sì, e che dimostra quello che ha dimostrato l'anno scorso, e che tutti noi abbiamo detto non ha vinto il campionato e non è andato in Serie C perché purtroppo c'era il Catania, come gli anni passati c'era il Bari, Palermo, naturalmente, sì, il Palermo via, non poteva assolutamente iniziare l'anno che già il presidente diceva che non potevano neanche iscriversi perché purtroppo non c'era. Se non sbaglio, l'ha detto alla fine del campionato scorso il presidente Mollica, che aveva detto così, non ha, che avevano difficoltà, voleva cedere il passo, e forse nessuno, nessun altro imprenditore di Locri forse, certo, si è fatto visto, avanti, no, allora, a rilevare la squadra, perché poi il presidente Mollica, per non far scomparire il Locri, lo ha iscritto. Poverino, anche quest'anno, però lo sta dicendo, se non sbaglio lo ha ribadito in qualche intervista anche ultimamente, lo sta dicendo per tempo, guardate che io con quest'anno ho finito, quindi bisognerebbe anche che il resto dell'imprenditoria si facesse carico di una società, certo, così nobile come il, no, come il Locri. Vai Stefano, sì. Lodevole l'atteggiamento di Mollica, che ero io ospite con lui quella sera, è stato un signore in estate, lo è stato l'anno scorso, sempre, durante tutto il campionato, sì, e lo sarà sempre, sì. Il punto è che noi non stiamo denotando le colpe di Mollica, stiamo denotando le difficoltà che purtroppo ci sono in tutto il territorio, perché andare ad investire nella Serie D quando poi ti ritrovi corazzate di questo tipo, che la Serie D, parliamoci chiaro, è un campionato ad investimento a perdere, investi e basta e non hai nessun ritorno economico. Non hai nessun ritorno economico, quindi tanto di cappello agli imprenditori che si spendono. Stiamo solo dicendo che questo, purtroppo tutte le difficoltà di questo girone sono denotate, che ci sono squadre che l'anno prima fanno exploit e l'anno dopo crollano perché il movimento non si autosostiene e perché purtroppo c'è una conseguenzialità che porta solo le corazzate e le squadre professionistiche ad avere un vitalizio continuo. Giusto. E questo prima o poi farà perdere al nostro territorio, che è già un territorio in difficoltà dal punto di vista sociale ed economico, a non poter investire sullo sport, che è il motore mobile della vita dei nostri giovani. Tutto. Saltiamo da una cosa all'altra, ma il destino di questa trasmissione, per le presenze e per gli argomenti che sono doverosamente essere messi insomma nel paniere. Dunque io vorrei aprire, non abbiamo parlato per niente di eccellenza, di promozione, lo facciamo adesso anche se siamo sul finire della trasmissione. Noi, vi ricordo, andiamo avanti ancora per altre due puntate, quindi avremo modo, magari quello che non abbiamo compreso in queste fasi, di rifarlo poi di farlo nelle ultime due puntate. Allora apriamo questo capitolo riguardante l'eccellenza con il servizio San Biase Scalea, no, col servizio, la grafica poi la vediamo.
Siamo al racconto di questa sfida grazie all'immagine a cuore di Giuseppe Donato. Al terzo, l'imbucata di Crucitti per Cataldi vede l'inserimento di Umbaca, palla arretrata e piattone sinistro del fantasista giallorosso che fulmina Calandra di prima intenzione. Al sesto, i padroni di casa trovano l'immediato raddoppio, un lancio lungo per Cataldi, controlla in area e si gira sul palo lontano freddando per la seconda volta Calandra. Al dodicesimo ci prova Schirri per iscriversi nel tabellino dei marcatori, il suo mancino termina sul fondo. Al diciannovesimo battono un colpo i biancostellati, conclusione tesa di Mollo che sorvola la trasversale ai pali. Due minuti più tardi il cross del solito Umbaca per la testa di Solomon, pallone che però termina sul fondo. Due minuti dopo la mezz'ora scalea pericoloso con un colpo di testa di Troncone che sorvola la traversa. Al 34esimo Crucitti scambia con Umbaca, prova il mancino deviato però questa volta provvidenzialmente con il piede da Calandra. Ultima emozione della prima frazione di gioco con Perry, illumina per Crucitti, prova il mancino a giro che fischia vicino all'incrocio dei pari, va così in archivio la prima frazione di gioco. Sambiase avanti per 2-0, inizia con un cambio alla ripresa con Pirillo, Trentinella, 3 minuti al rientro in campo e le formazioni. Umbaca ruba palla a sinistra, pesca sul secondo palo Giallo, libero di appoggiare in rete indisturbato. 3-0 al Gianni Renda di Lamezia. Continuano i cambi con Abayan e Costanzo che rilevano Giallo e Cataldi. Un minuto dopo l'ora di gioco, Crucitti per Costanzo, un tiro cross che beffa Calandra per il poker di giornata. Dentro Caputo in luogo di Schirri al 68esimo, scalea pericoloso con questo tentativo che non crea grossi grattacapi all'estremo difensore Lametino. Nel finale concesse anche scampoli di gara al classe 56 Ricca. Ancora cambi con Frasson che rileva Perri all'84esimo, cross di Costanzo per Abayan che non trova la deviazione del 5-0. Segue solo il triplice fischio, il Sambiase si congeda come meglio non potrebbe dai propri tifosi. E qui ci siamo fatti un assist meraviglioso. Beh, anche qui doloroso Elio, Elio Napoli, a proposito di Gioiosa, sì, ovviamente. L'eccellenza. Sarà scalea Gioiosa qui. L'eccellenza è finita ieri, il campionato ha dato già i primi verdetti. Certo. Oltre a Sambiase che ha vinto già da qualche giorno, da qualche giornata, ha dato anche i verdetti nella zona play-out, stilo Monasterace e Morrone che sono già retrocessi. Perdonami, la classifica la conosciamo, per fare meglio prima. Io pensavo faccio questa domanda diretta. Guarda, il Gioiosa ci fa... E poi mi fa la domanda, la risposta poi ti faccio. Allora, il Gioiosa che era partito per fare i play-off, fa i play-out, puntini in sospensione, vai, puoi andare. Guarda, i programmi della società sicuramente non erano quelli di fare i playout, che poi sono partiti, che poi sono partite per fare i playoff, è una valutazione che strada facendo forse ha preso sottaciuta, mai dichiarata apertamente, sempre sottaciuta, che ha preso piede perché gli investimenti sono stati fatti anche in modo importante, l'allenatore che avevano preso inizialmente e poi il secondo allenatore sono allenatori di tutto rispetto e che certamente non volevano avere il Gioiosa nella zona play-out, però ricordiamo assieme che il Gioiosa non è quello che stiamo vedendo in questi, però il Gioiosa in questi turni, ma il Gioiosa ha sempre più altro che Argentina, c'era gente che arrivava dalla Svezia, ha sempre espresso un bel calcio di grande ha sempre calibro, espresso un bel calcio. I risultati purtroppo sul campo non gli hanno dato ragione, però vi posso dire che il Gioiosa ha tenuto la barra dritta anche nei confronti di squadre importanti, Cittanova, altre squadre, Sambiase, lo stesso Sambiase e via dicendo. Quindi nel corso del campionato il Gioiosa ha espresso veramente un calcio a un buon livello per quello che è la categoria, avendo anche un organico di tutto rispetto, poiché sono state fatte degli investimenti. Organico, ma anche due tecnici che nessuno ha mai. Parlavo di organico, che nessuno ha avuto. Chiaramente però alla fine ci fa soffrire fino all'ultimo minuto il Gioiosa. L'anno scorso addirittura ha mantenuto la categoria nell'ultimo minuto utile dei tempi supplementari. Quindi
quest'anno ci porta anche su questa su questo ragionamento, dovendo disputare nella zona play-out il primo confronto con lo Scalea e si spera, superando questo primo confronto, il secondo con la Palmese. Sì, sì. Due ossi duri, anche perché ieri ho visto in campo una Palmese che ha giocato bene l'intero incontro, tranne che nel primo quarto d'ora, dove il Gioiosa, voglio dire, sull'entusiasmo di vincere l'incontro e quindi ha giocato, e tant'è vero che è andato in vantaggio, però poi la Gioiese ha preso in mano, però la Palmese era l'unica, giova a ricordare, l'unica aveva motivazioni per andare direttamente in finale. La Palmese aveva due risultati. La Palmese ieri aveva due risultati, sia il pareggio che la vittoria. Gioiosa non poteva andare da nessuna parte. Però diciamo la Palmese, quando ha iniziato a giocare dopo un quarto d'ora, dopo 20 minuti, si è capito subito chi doveva fare la partita. Giocava ad occhi chiusi, giocava benissimo. Il Gioiosa è calato di tono. Poi è crollato soprattutto nel secondo tempo. C'è da dire però che il Gioiosa ha vinto a Scalea ed ha vinto fuori casa, quindi va ad incontrare una squadra che già conosce, con la quale ha fatto risultato pieno. Purtroppo la va ad affrontare questa squadra anche in una formazione rimaneggiata, ha perso ieri tra espulsione e ammonizione, ha perso, voglio dire, dei pezzi importanti, però a Gioiosa la speranza stamattina, la discussione che si faceva in giro nel paese, è l'ultima a morire. Hanno perfettamente ragione. Certamente le condizioni non sono condizioni semplici e facili, però fino all'ultimo minuto questo Gioiosa ci fa soffrire. Speriamo che mantenga quest'anno la categoria e il prossimo anno possa continuare a militare nel campionato di eccellenza, anche se il prossimo anno il campionato di eccellenza sarà completamente diverso da quello che è stato quest'anno, anche perché ci sono già tre dalla Serie D calabrese che sono nel campionato di eccellenza. C'è il discorso dei contratti che impegna, impegna molto, e però a Gioiosa c'è una società, c'è una dirigenza che stanno con i piedi per terra, certamente da quelle che sono le mie conoscenze, ma che hanno voglia di continuare, se i risultati daranno ragione, di continuare a testa alta il calcio a Gioiosa nel campionato di eccellenza. Per non lasciare nessuno basito, adesso Bacalà, che è abituato così alla burocrazia, alle carte, alle cose, ci spiegherà meglio che cosa significa questo cambiamento, insomma, epocale dei contratti eccetera eccetera, ma volevo anche chiederti, era questa la domanda che piuttosto volevo farti, poi magari ti collego a questo discorso che faceva Elio. Adesso si parla di mercato, calciatori, questo e quell'altro, ma c'è anche un mercato di società. Si scatenerà anche quest'anno questa acquisto cessione titoli? Guarda, secondo me è ancora abbastanza prematuro, siamo all'alba. Ancora è presto, però è importante questo cambiamento che c'è stato con i contratti, perché molte società non sono state in grado a gestire i contratti per acquisirsi un calciatore, avranno scritto cifre che non potevano. E che adesso devono pagare. E adesso andranno a pagare. Negli anni scorsi non c'era niente da nessun accordo, e quindi quest'anno è una bella patata bollente. Ecco perché è importante l'ufficio amministrativo adesso per ogni società. Adesso secondo me qualche titolo, secondo me. E poi riguarda i titoli, sono due argomenti differenti, Sì. Riguarda i titoli? Qualche voce in giro c'è. Che tu mai ci dirai, sai, sei un presidente che si piange, che tu suppongo mai ci dirai adesso, però, vero? No, non puoi, manco qualche indizio, qualche cosa sulla piana, come sono andate le cose? Abbiamo avuto anche delle belle novità quest'anno, non so, San Michele che ha fatto bene a proposito di sì, playoff per quanto riguarda la sarà un bel playoff con Virtus con Rosarno. Rosarno, dove, se non mi sbaglio, chi ci sarà? Varrà, come il prossimo anno sarà lui il questo sportivo, è fatto, sì. E quindi sarà, che già sta seguendo, sì. Giustamente, quindi già quando seguendo. Scende in campo mister Varrà, sicuramente farà tanto bene a Rosarno, alla sua piazza, alla sua città,
però una secondina, l'anno scorso eravamo qua e io gli ho detto che il Gioiosa si salvava l'ultima partita e mi auguro che questa volta c'è la stessa cosa, c'è il miracolo anche quest'anno. Casualmente ci stai ricordando che sei venuto proprio prima. Questo non me lo ricordavo proprio, vedi le coincidenze. Allora speriamo che sia, insomma, porti bene Bagalà porta bene. Sì, un altro servizio, perché abbiamo tante immagini da dover spendere sempre riguardo questa categoria vocale. Paolana, due che hanno, insomma, fatto bene, una nel tratto finale, l'altra nel tratto iniziale, una ha avuto la coppa, l'altra, e poi vado a te, Saro, se mi stai ascoltando e ti starai dicendo in testa tua, ma si sono scordati di me? No, assolutamente, adesso arrivo, però abbiamo anche delle immagini, e a proposito di immagini chiuderemo anche con la festa dell'ardore, perché anche se riusciremo a parlare poco di questo campionato, sicuramente ci occuperemo tanto con un servizio finale riguardo alla festa di ieri, perché giustamente dopo l'ottenimento dell'eccellenza ci sarà anche l'ardore in eccellenza, ecco, c'è stata festa in piazza ad Ardore. Servizio vocale Paolana. E si parte, comincia il match vocale contro Paolana, con il vocale a giocare il primo pallone, uno contro uno con Manarino, va al cross Licciardello per Nemia, la traversa colpita da Nemia, si era inserito perfettamente Domenico Nemia, al terzo minuto subito il brivido con la traversa colpita da Domenico Nemia. Palla centralmente con Liguori che prova il tiro, palo! E siamo ad un palo per parte in appena 8 minuti. Corner basso, c'è la girata, la gran parata di Marino, distinto poi sulla linea, il salvataggio, la palla allontanata, pericolosissima, attenzione il rimpallo tra Baez e Nemia, il tenta di piazzarla, la palla sulla linea, ancora Marino, Baezza la spazza, doppio brivido qui, lo spazio di 20 secondi sulla linea di porta, praticamente la doppia chance avuta dalla Paolana per portarsi in vantaggio. Sì, sicuramente un'azione molto molto confusa, anche sfortunati i difensori, abbiamo visto il rimpallo di Bezza su Barnowski se non erro, però è chiaro che ovviamente a difendere la porta del vocale c'è un signor portiere che risponde al nome di Pietro Marino, quindi non ci stupisce più ogni suo intervento. Tossi in verticale, ancora per Nemia, Nemia il tiro, la parata di corno e sarà calcio d'angolo, altra opportunità per Nemia che quest'oggi sta cercando il gol con insistenza, è già il secondo tentativo per lui. Licciardello, l'accelerazione in area di rigore, contrastata al momento del tiro, palla al limite, la botta, gran gol, il gran gol di De Clo con il mancino, sblocca il risultato al minuto numero 26, la piazza nell'angolino, Simone De Clo, splendida rete, la sua seconda in campionato, anzi la terza in campionato per lui, ed è un gol veramente splendido, insistito, l'ha fortemente voluto il vocale e alla fine lo ha trovato. Allegria, Allegria accelera, la scivolata di Bertaina, la palla ancora per Allegria, all'indietro per Licciardello, la finta, la palla sul sinistro, il tiro di Licciardello toccato con la punta delle dita da corno, palla oltre la traversa, sarà calcio d'angolo. E dunque per completare l'elenco, passaggio per Licciardello che tenta di andare via in palleggio, Licciardello si è incuneato bene, Licciardello contrastato da Bertaina, Licciardello, la palla che attraversa lo specchio della porta con corda in leggero ritardo, che peccato, una bella azione per il vocale, vedremo se sceglierà di calciare in porta Licciardello, se proporrà in mezzo il pallone che gira, la deviazione sotto misura e arriva il gol del raddoppio di Spinaci, mi sembra sia proprio lui ad aver deviato per ultimo il pallone e dunque al minuto numero 21 la punizione di Licciardello e la deviazione di Renzo Spinaci che trova così il suo primo gol con la maglia del vocale. Accettato col fisico da Picone questo pallone con Bertain, il retropassaggio per Allegria, Allegria il contrasto, la palla che si impenna dopo l'uscita di Sarpa, Allegria cerca il gol e trova la gran parata di Sarpa che devia la palla mi sembra contro la traversa e sarà calcio d'angolo, ma che parata ha fatto Sarpa che intanto ha sbattuto contro il palo, speriamo non si sia fatto nulla, ma grande intervento del 2006 perché se ho visto bene è stato lui a deviare la palla contro la traversa. Accelerazione di Allegria in area di rigore, il diagonale di Allegria per il suo gol numero 10, arriva in doppia cifra Jairo Allegria e sono 3, vocale sul 3-0 con questa splendida rete di Jairo Allegria che raggiunge al 29esimo minuto la doppia cifra in questa stagione. Amendola
l'imbucata verso Angotti, Baezza rischia un po', c'era forse un tocco con le mani, attenzione, era tutto regolare, invece chiedevano un tocco col braccio e la palla è sfilata vicinissima alla porta di Pietro Marino. Si conclude davvero oggi un'annata storica, un'annata che resterà per sempre davvero nei cuori di tutti coloro i quali hanno partecipato. Un peccato che l'Under 17 si sia fermata quest'oggi, ma resta comunque l'ennesimo cammino fantastico. E finisce qui il campionato, finisce con il Vocale che batte la Paolana 3-0. Adesso velocissimi, tante cose, ecco, non noi affronteremo quest'anno, non ci sarà tempo per parlarne per questa puntata. Allora Antonio, parliamo un po', ecco, di Viola non il colore della maglia della Gioiese, ma di Viola, dell'importanza anche di personaggi navigati della calcio che fanno del bene, che poi qui si è parlato di correre ai ripari, no? La Paolana è una di queste, non tanto sul Vocale, perché il Vocale abbiamo dette tante, vincitrice di Coppa, eccetera. Ma Franco Viola non ha bisogno... Ma Paolana che era spacciata fino a qualche settimana fa... Franco Viola non è che ha bisogno di grandi presentazioni, perché comunque è un allenatore navigato nella categoria, è uno che sicuramente sa il fatto suo. A Gioia Tauro ha lasciato sempre un buon ricordo, quando ha sempre fatto bene anche nei momenti di difficoltà, anche quest'anno. Infatti tra Viola e la Gioiese e Gioia Tauro c'è sempre un grande rapporto di stima reciproca con tutto l'ambiente, rimane sempre, diciamo, un grande affetto verso Franco. E io in cuor mio sapevo che nel momento in cui lui è andato a dare una mano d'aiuto a Paola, perché comunque l'allenatore era Biagio De Domenico, se non sbaglio, però mister Viola è stato lì a dispensare i suoi preziosi consigli, e non c'erano dubbi che la Paolana avrebbe conseguito la salvezza, anche perché anche Paola è una piazza importante del calcio calabrese. Quindi l'anno prossimo sarà davvero un bel campionato, quello di eccellenza, una D2 praticamente. Certo. Stefano, tu segui questi campionati, cosa possiamo chiedere a Giuseppe, che sta facendo bene, no? Nel suo lavoro? Sì, li seguo perché ci sono tanti ragazzi del comprensorio, essendo io molto giovane, alcuni li conosco anche personalmente, oltre alla conoscenza con mister Correale. No, una domanda più che altro, essendo un allenatore giovanissimo, quali sono gli stimoli che un giovane allenatore ha a confrontarsi con ragazzi che bene o male sono quasi dei coetanei? Qual è sia la cosa positiva e sia quale può essere la cosa negativa di questo? No, certamente molti li conosco da quando sono piccoli, essendo vizi d'arno. Con molti abbiamo un rapporto che va al di fuori, essendo quasi coetanei, appunto, al di fuori. Questo è certamente uno stimolo a fare sempre meglio, a crescere non solo dal punto di vista calcistico, anche a dispensare consigli su quello che può essere al di fuori. Un'insidia può essere proprio appunto quello, magari essendo due pensieri, magari due giovani si possono andare a scontrare, magari a certe volte non capirci, come magari può fare una persona più grande di me. Ma su questo c'è sempre stato l'aiuto Gianni Fiorenza, che insieme a me è un maestro su tutto, e quindi non ci è capitato fortunatamente quest'anno. Certo. Però lo stimolo deve essere sia da parte mia e da parte del ragazzo, che hanno 17-18 anni, o comunque ce ne ho 26, lo stimolo è sempre quello di crescere insieme, di migliorare insieme. Grazie Giuseppe. Stefano, va bene così? Perché tu adesso mandiamo le immagini, Cittanova ci lasci, ci congediamo qualche minuto prima con Stefano, lasciamo sui affari familiari. Grazie Stefano, e sì, partiamo con le immagini. Ecco, sono già partite Cittanova stile Mastrace, perché più cose vorremmo dire con Gesualdo Albanese, facendo tutto in maniera molto frettolosa, perché veramente siamo già in overtime, come si dice. Ecco, sul campionato delle due del Cittanova, due grandi delusioni, ma sono in opposte posizioni di classifica, una retrocessa e l'altra che magari si pensava potesse fare meglio in questo campionato. Sì, anche il Cittanova ci si aspettava che... E cosa pensi appunto del playoff Soriano-Cittanova? Certo, ecco. Io sinceramente pensavo che il Cittanova facesse un campionato
da lottare fino alla fine insieme al San Biase come è al Vigor Lamezia. Invece purtroppo non ha fatto quello. Ho sentito il vice... come Lamezia, no? Sì, ho sentito il vicepresidente del Cittanova in un'intervista dicendo che il tutto non si è verificato perché non avevano un attaccante. Perché dice che hanno subito pochi gol, hanno avuto tante occasioni per poter vincere le partite, non l'hanno vinto. Tanto perché lo avremo, se no la settimana prossima proprio nell'ultima. Perché non avevano un attaccante. Sì, sì. Però è ovvio che ora c'è da fare la finale dei play-off con Soriano-Cittanova e sarà una partita fra due squadre che sicuramente quest'anno hanno fatto un buon campionato. Soriano che a sua volta sembrava insomma franare a un certo punto. E invece si ritrova a fare la finale. L'ascito di Barra. Ecco, ricordiamo anche questo passaggio significativo. Certo. E quindi sicuramente ci aspetteremo una partita molto molto importante per tutte e due, anche se il Cittanova è una squadra che sicuramente, visto e considerato che ha vissuto per tanti anni una categoria superiore, potrebbe fare un pochino qualcosa in più rispetto al Soriano. Voi che siete da quelle parti, Bagalà, che pensa il campionato, cosa ti aspettavi? Anche perché c'è, adesso non vorrei essere, perché io ho preoccupazione questa sera, no? Qualsiasi cosa chieda, insomma, di provocare incidenti diplomatici. C'è tanta gioiesa all'interno, ecco. Quello è mio cugino, un fusino. Lo vedi? anche parentele. Sì, no. Guarda, secondo me Graziano farà bene questi playoff perché carica bene la squadra, sa studiare bene anche l'avversario, quindi... E poteva fare meglio anche il campionato? Guarda, il campionato è una cosa, se ci sono tante partite, c'era il San Biase quest'anno che veramente ha avuto un fattore in più che era il pubblico. No, ma noi differenza si diceva dell'anno... semplicemente con Gesualdo se poteva stare lì attaccato come è stata fino alla fine. Ha pareggiato troppe partite, quindi... ha perso troppo. Conosci bene il Cittanovese. È vero quello che ha detto il vicepresidente, che le mancava un attaccante per mettere in condizione la squadra di vincere, perché le occasioni c'erano sempre tante. Io quest'anno non l'ho vista perché ero impegnato e non sono riuscito. Però quando vedi che nel tabellino ci sono solo esterni che segnano, quindi vuol dire che è anche questo un punto a sfavore. Sono sicuro che farà bene, conosco bene Graziano, abbiamo fatto il campionato di promozione quando siamo riusciti a vincere la finale contro la Mantea, e sarà dura per tutti. Ascolta, saltiamo di campionato, abbiamo accennato a questo spareggio, no? A questa appendice tra Rosarno e San Michele, squadre che conosci abbastanza bene, no? Perché sono da quelle tue parti, ecco. Sì, certo. C'è un... Che playoff sarà? Sarà una partita aperta, sono due squadre forti. E giustamente la San Michele, secondo me, ha qualcosina in più. C'è una parte di Gioiese dell'anno scorso che ha pure fatto lì. bene pure lì. Poi c'è Mister Mario dal Torrione, e quindi è una garanzia. Valore aggiunto in questo campionato. Sì, certo. In promozione penso che sia. Insomma, è un lusso. In prospettiva futura, anche perché adesso è arrivato il nuovo DG, varrà, ci sarà rivoluzione. Che succederà adesso per grandi linee? È difficile immaginare adesso sapere in casa di uno o dell'altro che cosa possa accadere. Mi rendo conto, conoscendo Mister Varrà, già sta programmando. Però tu che c'hai forse uno tra i pochi la sfera di cristallo che puoi immaginare e vedere il futuro. No, ma già sta lavorando per il prossimo anno, già ha chiuso accordi con ragazzi, quindi a giugno sarà già tutto pronto. Chissà se sarà la squadra candidata a vincere il prossimo campionato di promozione, che secondo te, Elio, non so, da quello che hai visto, quello che hai seguito, perché tu ti sei concentrato come me piuttosto sull'eccellenza, ecco com'è andata la cosa. Poi ieri, per guardare i risultati, se possiamo mettere anche il quadro risultati, è andato tutto quasi secondo previsione. Eccetto quella promozione, regia, sì. Quella 1-2 Lido Melicucco, che ha tagliato fuori, tagliato le gambe alla Lido, e poi quella, commenta tu, e poi passo la parola a Gesualdo. Sì, no, vabbè. Io... E poi quel 3-3, stavo dicendo, Maida Gallico Catona, che ha tagliato invece fuori. Guarda, Maida. Io pensavo che lo Sporting... Ha fatto questo bel regalo proprio a Rosarno. Ecco. Catanzaro... facesse un campionato diverso da quello che ha fatto, cioè,
nella mia valutazione era che ieri Vincenzo avrebbe fatto il playout, vincendo l'unico sì, playout sì sì, quindi no, ma io pensavo che lo Sporting, visto anche quello che ha fatto negli anni più recenti, negli anni passati, potesse fare un campionato sicuramente migliore di quello che ha fatto, quindi una prima delusione su una valutazione generale, certo. È questa. L'Ardore si è confermato leader, ma già dalle prime battute del torneo, quindi ha dato segnali evidenti, sì. La prima battuta del torneo, l'effetto campo di gioco ha fatto anche un po', voglio dire, la sua parte. Non pensavo che il Roccella facesse la fine che ha fatto. Lo devo dire onestamente, anche se già dallo scorso anno le avvisaglie c'erano tutte, si è salvato lo scorso anno proprio per il rotto della cuffia, però sulla base dell'esperienza negativa dell'anno scorso io pensavo che il Roccella quest'anno avesse fatto tesoro delle grosse difficoltà, e invece così non è stato, anzi ha peggiorato le difficoltà e la situazione dell'anno scorso. Per il resto quasi tutto da copione. Okay, vedremo un buon Ardore nel campionato di eccellenza, anche perché lì c'è entusiasmo, ci sono anche i soldini dalle cose che si dicono in giro, e quindi possono attrezzare facendo un mix giusto tra quello che è il settore giovanile. L'Ardore ha una buona juniores, quest'anno ha fatto un buon campionato nel settore juniores, facendo un buon mix tra questi ragazzi della juniores, i vevaie, i ragazzi locali, con le esperienze. L'entusiasmo c'è, d'altronde hanno vinto un campionato, hanno ora anche le elezioni amministrative, sì. Quindi questo fa da spinta, no? Sì. A chi fa meglio, a chi promette di più, perché siamo in questa fase. L'Ardore ha vinto e penso che il prossimo anno, d'accordo, meriterà dei buoni risultati nel campionato di eccellenza. Allora, stasera abbiamo sacrificato della notizia Saro Bellè. Saro, chiudiamo con te, con un'analisi di questo campionato, giusto per parlarne ancora qualche minuto, e anche un'analisi delle prestazioni delle regine. Saro, ci sei ancora? Sì, spero di sì. Io scusami, ci tengo, Saro, a evidenziare invece l'impresa che ha fatto Rolando Megna, che non viene mai citato da nessuno. Rolando Megna ha preso la squadra che era praticamente in zona retrocessione e l'ha portata all'ultima giornata ad andare a giocarsi i playoff, per fare gli spareggi per l'eccellenza. Quindi, al di là di quello che sta succedendo a Rosarno, mentre a Soriano era successo esattamente un po' il contrario, cioè a Soriano purtroppo quando è andato via il direttore generale sembrava che tutto precipitasse, anche lì però invece le cose sono cambiate. Allora cerchiamo di dare i meriti a chi sul campo è riuscito a fare quello che doveva fare. Per quanto riguarda invece i pronostici che abbiamo fatto, qui abbiamo delle grandi delusioni. La prima delusione è il Roccella, che purtroppo tutto quello che si è detto in corsa dopo Natale purtroppo non si è avverato. È venuto qua mister Bruno in questa trasmissione, sembrava che il Roccella dovesse fare una fumata, e io sono il più dispiaciuto di tutti che vedo invece il Roccella che non fa neanche i playout, che era il minimo che doveva fare, e tutti quasi quasi ci avevamo creduto. Quindi voglio dire, e poi c'è anche la Morrone, che la Morrone era una squadra di quelle che anche che si aspettava ieri insomma potesse fare ancora meglio a Isola. Purtroppo la Morrone non è riuscita a centrare neanche la zona playout ed è retrocessa in maniera inesorabile. Bene così, grazie Saro, dobbiamo chiudere. La trasmissione è stata tutta ormai mangiata in maniera approfondita, stasera eravamo in tanti, quindi stasera come tempi ha vinto Bacalà su Saro ed è una notizia. grazie Saro. Grazie, a lunedì prossimo. Grazie. Solo una questione, perché passato, presente, futuro, anche per completezza, per coinvolgere tutto, eccetera, eccetera. Romano, e ora? E ora ci affidiamo a quelle che sono state le dichiarazioni. Ci affidiamo a quelle che sono state le dichiarazioni del presidente Filippo Martino, che è stato più volte intervistato e ha
chiaramente espresso qual è la sua opinione, che è quella di voler continuare naturalmente col progetto Gioiese, e tenterà la strada del ripescaggio, anche se è molto improbabile, però tenterà anche questa carta, altrimenti si farà il campionato di eccellenza. Bagalà, un minuto nemmeno, nemmeno un minuto, meno. Ci vediamo il prossimo anno, sempre qui. Spero di dimagrire un pochettino. L'avevo promesso l'anno scorso, ma non ci sono riuscito, mister. Proviamo il prossimo anno, dai. Speriamo. Un saluto e un augurio al presidente Miniti, a tutto Ardore, perché adesso abbiamo la festa dell'Ardore, chiudiamo così. Vai, cioè, Gesualdo. Un piacere e un augurio fortissimo, perché effettivamente è una squadra che io da gennaio convintissimo che avrebbe vinto il campionato, quindi vuol dire che non ho sbagliato e sono felicissimo per loro. Mi auguro e sono convinto che mi ascolta di quello che ho detto la settimana scorsa, che non cambia assolutamente nulla, che prende qualche elemento che gli consente di fare un'eccellenza come giustamente dovrà fare e farà. Viva la squadra di calcio e viva Ardore, tutta quanta. Adesso la festa ieri in piazza dopo il successo interno con il Roccella per 3-2. Grazie, vi saluto, grazie a tutti, grazie e a lunedì prossimo, buonanotte. Avvocato, questa presidente è una squadra tanto giovane quanto titolata, in un breve torno di anni ha già fatto molto. Pino, tu ci hai visto crescere, diciamo, dall'inizio fino ad ora. Nando, vieni. Dall'inizio fino ad ora praticamente c'è il dirigente Baranche, che naturalmente è un percorso di crescita, è un percorso di crescita praticamente assolutamente positivo, che ci ha visti coinvolti tutti dal 2019 ad oggi, io, Peppe Campisi ed altri, abbiamo creduto praticamente in questo sogno che si è realizzato dopo 5 anni. In 5 anni dalla seconda categoria all'eccellenza, con 2 anni di campionati sospesi per il Covid, ritengo sia un'impresa veramente sensazionale. È stata scritta ancora una volta la storia di Ardore, l'avevamo scritta quando si è vinto il campionato di prima categoria, abbiamo riscritto ancora una volta, ed Ardore, a cui noi naturalmente dedichiamo, alla comunità ardoresa dedichiamo questa vittoria, il 12° in campo, i nostri tifosi, i ragazzi che sono stati assolutamente meravigliosi e che ci hanno veramente consigliato di realizzare questo importante sogno, ai mister, allo staff tecnico, agli sponsor e ai dirigenti che mi hanno coadiuvato, che sono stati veramente pilastri fondamentali, Peppe Campisi, Nando Bara, Mimmo Bruzzeri, Riccardo Varacalle, Antonio Reitano, Luciano Nobile, Saverio Garrefa, a tutti, che veramente insieme ai tifosi abbiamo creato questa sinergia necessaria per poter naturalmente veicolare Ardore nel posto dove merita. Ha già risposto a chi tributare questo successo, no? Però vorremmo anche figurativamente un abbraccio, questo è un calcio recente quello vostro, a un calcio passato pure molto glorioso, un abbraccio figurativo in questo momento. Sì, assolutamente, ricordiamo che l'Ardore è stato praticamente in eccellenza già nel 1993, 30 anni fa, perché non aveva vinto il campionato, però era stato, voglio dire, ripescato, mi pare forse secondo o terzo, si doveva costituire all'epoca il campionato d'eccellenza a girone unico per la prima volta, e quindi era terzo in classifica ed è stato ripescato. Si vince per la prima volta il campionato di promozione, si va in eccellenza vincendo per la prima volta il campionato, e questo naturalmente è una dedica che io faccio a tutte le vecchie glorie, a tutte le persone che ci sono state vicine, e penso che Ardore naturalmente meriti questo risultato, perché è un risultato, un percorso di crescita che ti dicevo prima è stato avviato da 5 anni, che ci ha visti inizialmente naturalmente insieme agli altri ragazzi, praticamente ad altri dirigenti, avviarci verso un risultato che poi alla fine impegni, sacrifici, però alla fine la soddisfazione ci hanno ripagato. Senta, con un apostrofo, con una parola, ecco, per omaggiare il pubblico, la comunità, oggi siamo qui, in questo momento siamo qui proprio per la comunità, per i tifosi, non lo so, noi non abbiamo bisogno di suggerimenti, il bello viene adesso o cos'altro? No, il bello viene adesso, ora festeggiamo, pensiamo naturalmente a festeggiare dopo un anno di grandi sacrifici, di grande impegno, come dicevo prima, un campionato che abbiamo vinto con grande tenacia, grande determinazione, i ragazzi sono stati, dicevo prima, meravigliosi, noi dirigenti abbiamo creato questa sinergia tra di noi, che siamo un gruppo d'amici che dura praticamente da tanto tempo, e abbiamo creato questo percorso sinergico con i nostri ragazzi, che ci ha visto, diciamo, vittoriosi in questo campionato. Ritengo che anche per il prosieguo bisogna continuare su questo trend, perché senza, naturalmente, ormai abbiamo visto che nelle società dilettantistiche un uomo solo c'è, cioè la politica dell'uomo solo al comando ormai
ormai è inesistente, non paga più. Bisogna creare soprattutto i settori giovanili che sono fondamentali, e senza settori giovanili non si va da nessuna parte, perché è impensabile che si possano fare le Serie D con, voglio dire, gli argentini che costano con un occhio della testa, oppure con tutti, abbiamo visto l'esempio della Gioiese, con tutti naturalmente i giocatori che provengono dall'estero. Bisogna puntare tanto sui settori giovanili. Noi abbiamo avuto due ragazzi nella rappresentativa Under 19, Politano e Mazzone, che hanno giocato alcune partite nel torneo delle regioni, e penso che questo sia il futuro. Riteniamo che noi naturalmente ci prefiggiamo come obiettivo quello di, in eccellenza, di valorizzare i settori giovanili, i giovani, e cercando di disputare un campionato che ci vedrà naturalmente dignitosamente presente ai nastri di partenza. Capisa, lei è venuta l'idea nella 2019, diciamo così, però insomma non c'è tanto da portarla in trionfo, perché a chi poteva venire se non a chi ha calcato quel campo lì per una vita intera? Sì, è vero, nel 2019 durante la campagna elettorale ho notato che tanti giovani chiedevano e si lamentavano perché non avevamo più il calcio d'ardore, non c'era più il campo da frequentare perché era completamente in abbandono, e quindi io all'epoca presi l'impegno con gli ardoresi, con i giovani, di riportare il calcio d'ardore, non solo il calcio, di rifare il campo, perché era importante. Altro ruolo importante. Era importante questo, perché per una crescita propria sociale della comunità. Oggi posso dire che abbiamo coronato un sogno, il lavoro di questi anni. Sicuramente all'inizio è stato difficile, però siamo riusciti, un gruppo di amici, a coinvolgere tutta la cittadinanza, e pian piano siamo cresciuti portando l'ardore in 3 anni, si può dire, perché un anno abbiamo avuto il campionato fermo per il Covid. In 3 anni siamo riusciti a fare questa scalata, a portare la squadra dalla seconda categoria in eccellenza. Penso che è una grande soddisfazione ed è ancora una volta un pezzettino di crescita di questa comunità, perché Ardori in questi anni è cresciuta sotto ogni punto di vista, e anche nello sport abbiamo fatto progressi. Mi ha preceduto di un attimo, perché il calcio non è solo calcio a questi livelli, una bella vetrina per le tante eccellenze di questa comunità. Certamente, oggi rappresentare poter portare il nome di Ardori in giro per tutta la Calabria, confrontarci con altre realtà molto più grosse della nostra. L'anno prossimo incontreremo squadre dal livello di Castrovillari, Rossanese, Praia a Mare, Vigor Lamezia. Per noi, per Ardori, deve essere solo un orgoglio e motivo per tutta la cittadinanza di essere attorno alla squadra, accanto alla squadra, perché fare un campionato di eccellenza per Ardori sarà difficile, è un grosso impegno anche dal punto di vista economico, quindi avremo bisogno che remiamo tutti dalla stessa parte, dove tutta la cittadinanza si stringe intorno a questa società, a questa squadra, e insieme porteremo avanti il nome di Ardori.